Bentornati a una nuova puntata di Free Playing, il podcast che va in onda una volta a settimana, anche durante la quarantena, anche durante la pandemia, ed è iniziata la fase 2 e mezzo di Free Playing. Sono Simone Cognome, come ci sono Bruno Barbera. Ciao Bruno. Ciao Simone, io non ci sto più dietro comunque, che fase stiamo? Che domani facendo? Inizia un altro pezzo della fase 2, poi finiamo, aspetta. Mirko Belfederici, grande perfumettista. Così. Incredibilmente sottotono. Non posso urlare senza porte, sveglio tutti. Senza porte, sveglio tutti. Ha cambiato anche nazionalità. Sta parlando come me che poi fino a 10 secondi fa parlava Luciata. Stefano Biggio di Retrocast, ciao. Ciao, ma sono anche di Free Playing. Sì, però da... Sì, dai, no, ci volevo fare spam. Grazie comunque per esserti ricordato di me. Ricordato. Microsoft, Matteo, The B. Ciao. Buonasera. Buonasera. Alessio Negozio. Giulia di Matteo. Buonasera, grazie per avermi qui con voi. Prego. E ci è tornato a trovare Fabio. Ciao ragazzi. Stasera multicolore Arlecchino. Perché maglietta, mi dispiace per gli amici che ascolteranno solo podcast, una maglietta di Tiscast. Per chi si ricorda. Sì. Per chi si ricorda. Tu ricordi? Io mi ricordo. E cuffie turchesi. E io ho maglietta di Free Plank comunque. Frank, comunque, a Free Plank. E le cuffie sono turchesi. Sì. Verde mare. Sai quei momenti in cui dici, compro le cuffie ma nere, ma hanno rotto il cazzo, là compro un colore un po' più viva. Questa. No, va bene. Vabbè. Cioè, vabbè, io ce le ho blu. Ah, oh, sì, blu. Sembra che saranno anche in The Last of Us 2 queste cuffie qua. E a me non me ne frega niente se a te non va bene che non ci sono le cuffie di The Last of Us 2. Ci avremo un altro ospite che aveva detto di sì, l'avevamo... ci ha abbandonato all'altare. Sì, è l'ultimo, ma ci ha fatto il ride almeno. All'ultimo secondo ci aveva giudo. Guarda, su Discord c'è la luna, quella di quando uno non è a computer, quindi immagino che sia... Luna per te! Magari sta una. Allora c'è pure Craig. Ciao Craig, che tra l'altro è in mezzo a noi oggi. Questo fiore abbiamo. Grazie Ludo Charlie. Ciao Ludo, grazie. Che si è ricordato di te? No, che si è abbonata per 25 mesi. Tra l'altro Ludo Charlie noi la invitiamo tutte le volte, dice la prossima volta e poi non viene mai. Parla così tra l'altro. Sì, per quello non vuole venire. Te la ricordi che lei ha sempre fatto? Sì, la prossima volta. Ciao ragazzi, la prossima volta. Ciao ragazzi, la prossima un po' come il Gabbino. Il Gabbino. Vabbè, la prossima volta. Continuate a mandarci la vostra segnalazione. Che ricordatevi che per parlare genovese dovete fare un po' il brasiliano e viceversa. E vi viene il genovese. Già, ma perché quello perché confinano. Sì, confinano, però esatto. Colombo andò anche, arrivò fino a Brasile, da Genova, no? Al Brasile, la focaccia. Pensavo il personaggio romano. Vabbè, la prossima volta partecipo anche io a Salvador del Bahia. Tra l'altro ho fatto 2-3 uscite questa settimana al Brasile, che proprio vabbè. Grazie al BOK. Grazie al BOK. Ma io dove lo vedo? Ah sì, sulla chat. Ludo Charlie chiede... Ah, allora Sippo dice a Ludo Charlie la prossima volta e lei dice perché no, ma fatemi finire qualche gioco almeno. Ma Ludo Charlie, io c'avevo i capelli quando ti abbiamo invitato e tu hai detto... vengo. Io vengo a Cagliari, cioè. Sei l'unica ragazza che ci segue e ci segue praticamente tutti i giorni, cioè tutte le puntate, qui tutti i giorni sarebbe preoccupante. Tutte le sere. Ci segue, devo ricordarti che non è più l'unica, ormai abbiamo un sacco di ascoltatrici. Ah sì? Ah sì, no, guarda, sì, però io... Simone ha questi momenti così. E che ascoltatrici? Che c'è un gruppo ascolto? Non voglio, farcelo sapere questo. Chissà perché. Ma fatevi uscite allo scoperto, ragazze. Fate un fan club. Non vi mordiamo mica. E chi ci sta? Albioc, che dice ho sbagliato tasto, volevo iscrivermi a Every Eye. SL4SH487. No. Ciao ragazzi. SL4SH487. Esatto. Dragnil che dice sera. Oh ragazzi, cioè, ma abbiamo raggiunto... No, hai visto quanti online in diretta? Io non ho mai visti così. Numeri che fanno girare la testa, ragazzi. Va bene Slash Absimo, perché Slash c'ha problemi pure a... Asimo, ok? Jack, no, ma, cioè, ciao Jack, Numeroni, ecco, è già uscito. È uno in meno, esatto, uno è uscito. C'è anche la mia ragazza, falla salire, tu rimani a casa, ma falla salire. Tra l'altro, Blanchia, se ho capito chi sei... bravo, complimenti. Con due volte nella stessa settimana essere trasmesso alla Zanzara, lui, non ci sono riuscito manco io, quindi...
quindi bravissimo, bravo. Slash è la lira, Simpen è un calcio malato. Devo rifare la convergenza alla cam, che è successo? Sono che sei, cioè sei tutto su un lato. Ok, sì. Perché volevo evitarvi questa cosa della luce. No, ma non da. Non da usare. Metterò così un po' storto perché non è bello che avrei la luce addosso. No, tutti. Io sono qui per le freddure di Alessio, dice Dragon. Ne ho una io Dragon che mi è venuta in mente l'altro giorno. No, aspetta, ne ho una vecchia, ma ne ho due che sono davvero proprio brutte. Mi sono venuto, guarda, anche fanno mia valere la gatta, penso, se le di. Ecco, è salita anche la gatta. Ok, è salita anche la gatta. Volete sentire le freddure? Per lo volete sentire? No, volevo solo sapere se la gatta sentire. È qua, sta bene, ma la porto... È salita? Sì, è qua, ce l'ho in braccio. Adesso è scesa? No, è rimasta qua. È probabile che miagoli. Allora, una è questa. Volevo dire che per me greggio non è molto raffinato. Beh, no, questo è bello. Questa è bella. E basta la pena. Basta la pena di monopolizzare sti 10 minuti. Beh, scusa, è la più bella la mia che ho scritto su Facebook, immunità di greggio. No. Immunità di greggio, l'applausometro è scattato. Vabbè, ma così non c'è gomma, le mie sono venute. Poi la seconda è questa, lo sapete cosa dice un notaio napoletano rival mare? L'ho già sentita. Perché l'ho scritta, però non l'ho detta. Notaio napoletano rival al mare? Canterino. Aggiungo. Dai, niente? Magari qualcuno. Dai. Vidi mare quanto è bello! Sono quelle cose che la spiegazione racchiude un po' tutto. È meglio della freddura. A Gobbo ci dice, a proposito di greggio, ieri ho visto il petroliere. Che io lo confondo sempre, che non c'entra con Wes Anderson, cioè con quello che fa le cose simmetriche, no. Diciamo che il tono non è proprio quello, ecco. Facevo le specifiche per i nostri amici a casa che meno fortunati, capito? E quindi, bene. Insomma, ragazzi, non so lì da te, Stefano, ma da noi domani è un'altra vita. Guarda, io potrò vedere da parrucchiere. Esatto, no, qua come prima. Miau. No, domani porto la gatta a riparare invece, basta, mi accorgo. A riparare? Sì, la porto dal meccanico dei gatti. Ok. E le farò anche rasare il culo, perché è oltre molto a fare la convergenza delle zampe. Oltre a fare la convergenza, ovviamente, ma anche a staccarle un po' il miagolio. Devo capire che cacchio ha da miagolare tutto sto tempo. Ti piace la pussy depilata? Esatto, e sarà meglio sarà shaved. Sennò... E shaved poi. No, qui dal 15 riaprono le frontiere, non so per l'Italia, però in generale, dal 15 giugno. Liberi siamo, tutti, qua c'è già da un po'. 18 maggio. Ma no, da lui è il 14 giugno. No, che qua non c'è nessuna fase, cioè nel senso, adesso sta già riaprendo. I ristoranti sono aperti, tutto aperto. Sono aperti con un po' di distanza o sono sì, aperti? Sì, no, sono aperti con le regole di distanziamento. Perché io ho visto un video, c'era un video così. Quello di Lugano. L'hai visto? Conte, sì, sei, l'ho visto anche... sei in tempo per dire la verità. C'è questo, ragazzi, guardate, vi stanno mentendo. E c'è questo che praticamente sta, non lo so, su San Pietrini, che cazzo fa, sta su una molla e fa vedere mentre cammina la gente che sta un aperitivo in una vietta, in un locale, non è che lui fa il giro di Lugano, una via. È probabile gente... perché stavo leggendo un articolo che diceva che solo il 5% degli svizzeri in treno sta usando la maschera, ad esempio, e non ho capito com'è, non stanno morendo in maniera orribile. Ma questo non vuol dire che, cioè, in linea di massima devi... Non c'è l'obbligo, ma devi comunque rispettare certe cose. Credo che semplicemente quel posto... lavarti le mani. Esatto, quello sicuramente. Credo che quel posto semplicemente non rispettasse quelle regole, punto. Ma E quello che ha fatto il video non rispettasse le regole della normalità. Cioè, no, tipo... quello no. Allora, posso chiedere, se volete, però io ho un'amica che è ticinese in questi giorni, è in Ticino, posso chiedere a lei com'è la situazione giù per avere un riscontro un po' più diretto del tizio. Abita a Tionk. No, lei sta, aspetta, vicino a no, sta vicino a, non mi viene in mente il sotto Bellinzona. Cosa c'è sotto Bellinzona? Tutto Gervasoni là. Sì, ma anche io ogni volta che non riesco a passare in Ticino, siamo nel profondo
posso sì, in una zona ancora inesplorata dei grigioni, quelle cose lì. Che bello. No, e quindi posso chiedere, sta sotto, non mi viene in mente adesso, Lugano, l'altro, Locarno, ecco, posso chiedere com'è in quella zona lì la situazione in maniera vabbè, più diretta. Comunque, insomma, in Italia domani riaprono tutti i negozi, esatto, apre tutta si cosa. Può rivendere, apre tutta cosa, si possono rivendere tutto quello che è un nostro, e i parrucchieri, i ristoranti, i bar, e sempre tutto con cosa. tutte cose, manca anche il cinema il 15 giugno, i vari cinema e i teatri, e siete contenti voi, siete tranquilli soprattutto? Voi ci andrete immediatamente al cinema, nei teatri? Ma adesso sentivo che stanno nascendo delle nuove piattaforme che ti fanno vedere i film del cinema però a casa tua, e si chiamano videoteche, pensate ragazzi. No, sono tipo i Netflix, no, però all'italiano di nuovo, sì, perché schifo. Pare che praticamente il Trolls è andato così bene, Trolls World Tour, che stanno pensando di fare uscire in concomitanza con le uscite al cinema, stanno cercando di sperimentare per alcuni titoli farli uscire tutte e due. Sarebbe ora. Ma diciamo che dipende dal film, questa è una cosa che per me alcuni film, cioè magari anche dando gli 8 euro però non ci andrei mai, perché comunque è un impegno di un certo tipo, anche se io tendo ad andare sempre prima di, non so se ve l'avevo detto, comunque prima della chiusura io ero riuscito a fare una volta a settimana, tutte le settimane da ottobre, da settembre più o meno, ero riuscito ad andarci una volta a settimana al cinema, e questa cosa era un'abitudine molto bella che secondo me ero riuscito a prendere, sfruttando anche il fatto che un cinema che ho qua vicino, che è abbastanza buono, fino alle 6 di pomeriggio tutti i giorni fa, mi pare, 4,90 biglietti, o 5, insomma, 5 euro, una cosa del genere, e onestamente cioè, era un'offerta golosa, per cui... Ma c'abbiamo ancora il titolo... Ok, adesso il titolo... Ok, che c'è, non avevo capito. Pensavo che c'era qualche live di qualche gioco, invece poi ho letto adesso che era... dicevo che avevo preso la cosa di andarci, l'abitudine di andarci, ero molto contento, onestamente, però ci sono alcuni film che, per esempio, probabilmente al Giovanni Giacomo non sarei andato... No, forse... Diciamo che no, mediamente ci sarei andato, sarei sempre andato al cinema a vederli. No, ma a parte, cioè, al cinema è... Cioè, tutti quei film che dicono: ah sì, è uscito al cinema, l'hanno distribuito in tre sale, è uscito al cinema, nessuno è andato a vederlo. Cioè, tutti quelli non di supereroi e non blockbuster, secondo me, potrebbero andare molto meglio così. Che non appunto cioè chi è che va al cinema per vedersi che cazzo ne so, boh, qualsiasi roba che non sia da che Cozzalone, direi Woody molti Allen, Woody Allen ci sono andato al cinema molto volentieri. Ma Woody Allen già c'ha un nome, io parlo proprio dei film, quelli che poi dicono quelli che poi quando Frusciante fa la fotografia, è uscito però non è stato distribuito, è uscito ma nessuno ha dato, ma quelli è difficile, sì quello, per esempio, ecco, quello mi ha dato molto fastidio che non sono riuscito a vedere, tanto sta su YouTube, il film di Gipi, che a Roma c'era, ma c'era in un cinema che per me era una roba tipo, veramente erano 35 chilometri per arrivarci, una cosa del genere, e quello l'avrei visto anche pagando, che ne so, 6, 7, 8 euro, probabilmente l'avrei visto, e sì, è vero, quel tipo, il film di sé, diciamo che magari, specialmente a Roma, poi non so se in altri posti, cioè sono un po' difficili da raggiungere, cioè con... per dire, ma non è manco cinema... solo il film di sé, pensa semplicemente alle commedie, cioè roba che no, non è che serve avere... No, ci andrei al cinema, a me non mi frega niente. No, io tendenzialmente sono... Per la gente che parla in cucina, sì, Alessio, i drammi italiani. Sì, perché il cinema è un'altra cosa comunque, non è mai la visione a casa. Piangendo e sfregandosi le mani, eccetera, eccetera. Fa col rumore di posate. No, nei film italiani di significato. La classica scena. Laura Morante che è in cucina, sì, che piange. Sì, vabbè, non parlo. No, in generale anche i occhi non saranno più gli stessi. Lo stesso Woody Allen me lo so visto. Io tendo ad andare a vedere sì, a dire la verità è vero, solo film con effetti speciali che visti allora, al cinema, ragazzi, c'è una certa differenza, e salvo ragazzi, no, salvo film de sé, magari però vai a vederlo nel cinemino, quello sgrauso, capito?
cioè parlo dici, di Bruno? Sì, sì. Allora dico, questi sono i film che sono usciti il 5 marzo, poi dopo non ne sono usciti più perché è uscita la quarantena. Ditemi voi quali sareste andati a vedere al cinema. Show Me the Picture, The Story of Jim Marshall, They Shall Not Grow Old di Peter Jackson, Marianne e Leonard, Parole d'amore, Volevo nascondermi di Giorgio Diritti, Arrivedere le stelle, Buñuel nel labirinto delle tartarughe, L'agnello, Marie Curie, Picci Ridda con i piedi nella sabbia, Queen Slim, Solo al mio matrimonio, The Grudge e Sono innamorato di Pippa Bacca. Ora voi Bruno, ditemi... Bruno non li conosco io. Sì, ma chi non ne conosci tu che comunque le segui, figurati. Se non conosci te Picci Ridda con i piedi nella sabbia, sì, ma... No, voglio dire, no, ripeto, ma c'è sti film, io... secondo me, non, al cinema non c'hanno necessità, fa vedere forse il parente di quelli che l'ha fatto e poi ma tocca vedere che film Buñuel, Bruce, ho capito chi è uno dei registi della storia, scusa, che sono studiati Buñuel, quindi ma allora non io è, personalmente non è mortissimo, ma non è che si basa su io... sì, probabilmente è un documentario, cioè insomma è come dire io personalmente no, per un attimo mi è venuto il dubbio, ho detto cazzo, ma Buñuel che ha fatto un film a 150 anni, cioè... io personalmente di questi qua non ne andrei a vedere nessuno al cinema, magari, però qualcuno se fosse online magari me lo recupererei. Poi dipende, quello succede dopo due mesi, cioè dopo due mesi, tre mesi di solito. No, se fosse, se invece di andare al cinema io potessi pagare, perché adesso c'è questa piattaforma che se non ho capito male si chiama Mio Cinema, qualcosa del genere, che tu paghi per vedere, non lo so se è partito, paghi per vedere il film e quello che paghi va a un cinema della tua zucca, secondo me è un po' una puttanata sta cosa, però dovrebbe funzionare così da quello che ho capito. Poi magari adesso recupero la news perché ce l'ha postata Mirko. Però la mia difficoltà non è sul film, ma sulla lontananza o sull'orario che non si incastra con i miei lavorativi e di vita. C'è solo quello che a me mi può far scegliere di vedere un film a casa invece che al cinema. Perché? Perché a me piace comunque anche vedere una commedia, però te la vedi al cinema, cioè c'è una parete con le teste molto grosse, una qualità che non ci avrai mai nel televisore di casa, soprattutto poche distrazioni, cioè se vuoi andare a vedere un film lo vado a vedere così. Pure quello non lo so, Simone, perché vabbè tu dici distrazione a casa che controlli il cellulare qua, a parte quello lo fai pure al cinema volendo, però al cinema se ti becchi quello che vuole fare casino, quello che parla eccetera eccetera, sì, c'è tutto, sì, è tutto ok, pure se a casa ti esplode il gas mentre stai guardando il film, cioè ci possono succedere le cose. Quello che dico è per mia esperienza personale, non so Fabio, che uno che al cinema ci va se la pensa in maniera... Allora, io prima del disastro mondiale era già un periodo in cui non andavo più al cinema, perché è stato il periodo insomma che ha seguito l'apertura del negozio, cioè quella fase di transizione in cui torni la sera stanco, non ti va ad uscire eccetera eccetera, e ho visto che tanti film adesso li hanno messi direttamente nelle piattaforme streaming, tipo Favolacce, quello nuovo con Elio Germano che volevo vedere, e... ecco, quello io penso neanche a Cura Ludovico, onestamente, quello di Ligabue? No, quello è no. Ah, ok, Ligabue è il pittore, ed è interessante, tra l'altro il prezzo di un biglietto, poi alla fine sembra 7,90, sta succedendo, però è proprio l'esperienza della sala che è diversa, quindi non è la stessa cosa. Comunque, cioè, tornando a noi, cioè io non andrei mai in base al film, ma andrei in base appunto alla reperibilità. Non mi ricordo quale altro film che l'hanno dato che io alla fine me l'ho saltato, che era, mi sembra lo stesso Knives Out, che comunque c'è una diffusione grossa, no, ce n'era un altro che comunque non sono è il titolo questo? Memories of Murder, che l'hanno ridato al cinema, l'hanno dato a un cinema che io per andarci dovevo sacrificare praticamente mezza giornata, e se avessi avuto la possibilità di pagarlo e vederlo in streaming l'avrei visto. E c'è anche gira solo da 20 anni, non vedo come tu no, me lo sarei visto al cinema, no, perché volevo andare al cinema. Certo, poi l'ho visto lo stesso, però l'avrei voluto andare a vedere e lo sarei andato a vedere al cinema senza problemi.
Pancati dice: da una parte credo avessero ragione a Every Eye, che se hai la casa sistemata come si deve a livello video e audio, tutto sommato può essere meglio sfruttare lo streaming rispetto al cinema, dove ti tocca la strada, la sala, che a volte non è il massimo, rompiscatole, eccetera. Altre vince Andrei, sì, Brank, io ce l'ho dietro casa e speravo che riaprisse, invece pare di no, perché c'è un Andrei storico a Roma, sì sì, c'è storico a Roma, sì, quello con Gianfranco D'Angelo, ce l'ho a 2 chilometri da casa, ce l'ho tipo a 3 chilometri da casa. C'è Duncan alle bigliatterie e Bethesda, ok. Io speravo, perché pare che aprano il 2 giugno, ma non lì, si parla di Roma Sud, non si sa dove, e se il film è bello io ci vado senza, senza problemi proprio. Io ci sono andato già, ci andai una volta. Scrivono in chat, scusate, noi scrivono in chat appunto se c'è il super impianto, anche se non c'è il super impianto, come diceva Biggio, fin tanto che devi andare a vedere il film con i super effettoni speciali, allora, però se devi andare a vedere la commedia, la cosa... No, per me però sono proprio due esperienze diverse, bro. Sì, sì, sono esperienze diverse, anche però... Anche solo il fatto che in sala sei obbligato a guardare lo schermo, distrarre, no? Io comunque a casa, anche se vedo un film che mi piace, l'occhiata al telefono, la tiro... Io al cinema lo spengo, ho ricominciato a spegnerlo io al cinema al telefono. Quindi, E quindi, cioè, è proprio un'esperienza diversa. Comunque, secondo me, grazie a sta roba, appunto, ripeto, questi film che di seconda, terza fa, che magari sono belli, però non, al cinema non fanno un cazzo, perché al cinema la gente ci va per vedere soprattutto i film spettacolari, ma oppure magari la commedia romantica, se ti porti la ragazza, ma ormai ragazzi... Ma alla fine, ci vanno a vedere, i Marvel e cosa, ormai al cinema c'è solo... come si chiama? L'ha detto prima Zalone, cioè non si vede altro, però è vero, cioè, io non ricomincio tutto il discorso sul cinema che abbiamo fatto mille volte, però quello che dico personalmente, ben venga tutto, cioè se lo vogliono fare lo streaming lo facciano, anche perché magari non aspettare, anche solo non andare, cioè magari l'esperienza del cinema te la tieni per un film che c'hai più voglia e poi l'altro te lo guardi in streaming, appunto per esempio Knives Out, io non ero un po' convinto, era un periodo che avevo scelto, avevo visto Parasite, era uscito un sacco di roba, se non ricordo male Guerre Stellari, l'ho mollato e poi mi hanno detto che invece ho fatto una cazzata e lo devo recuperare e magari mi aspetto che esce da qualche parte streaming, è già uscito, o in qualità buona. Chi ce l'ha Prime? No, cioè, in qualità buona c'è, perché sì visto. Sì, allora ok, stavo andando quindi da quella immagino parte. Volevo andare da qualche parte. Esatto, quindi insomma, allora vi dico 2 secondi come funziona sta roba. Si chiama miocinema.it, il portale. Praticamente quando ti registri scegli un cinema della tua zona a cui dare, diciamo, credo una parte, e poi ti puoi affittare i film singolarmente, che sono disponibili, una volta che non devi pagare niente di iscrizione eccetera eccetera, però quando ti affitti un film ti rimane a disposizione 30 giorni a partire da 48 ore dopo il primo play. Madonna, come... 30 giorni è lusso proprio. No, 30 giorni, guarda che anche Amazon adesso mi... No, aspetta, ragazzi. Appunto, puoi stare 30 giorni senza vederlo, però poi quando te lo vedi una volta, 48 ore. È una differenza grande, secondo me. Sì, ma tutti, quello è abbastanza standard, roba, anche adesso sta store su Amazon, stessa identica maniera, solo con la differenza che a 13 euro ti puoi vedere Ghost. Sì, a 13 euro, cioè. Dicevo, la differenza secondo me è triste da dire, ma è così, che a casa l'esperienza di vedere il film a casa la puoi avere, non ci giriamo intorno, e l'esperienza della sala è diversa. Ragazzi, ho appena visto una cosa molto bellissima. È sicuramente diversa, però la comodità poi di averlo tutto per bene in alta definizione, no, cioè, magari a poco. Quanti film hai pagato, Ale? Io ormai la maggior parte di quello che vedo è tutto pagato, cioè è stato non dico la piattaforma, dico proprio il singolo al singolo film. Il singolo film sono pochi, perché da pochissimo che ho iniziato a provare Chili, a provare l'abbonamento, il noleggio in streaming, quindi effettivamente ho poca esperienza in questo senso, però è capitato in questo periodo con la pandemia più volte, perché appunto era la comodità di avere un film magari uscito da poco, ma non valeva la pena per me lo sbattimento. Se potevo averlo a 4 euro noleggiato, non valeva la pena lo sbattimento di andarmelo a cercare, perché mi rompo i coglioni, a parte il discorso di legalità, per la comodità, perché sono pigro. Ma per anche cui io da quando per dirti, da quando c'ho Netflix in casa, la pirateria da me si è azzerata. Comodità su tutto. Aspetto che esce su Netflix, aspetto che esce su Amazon, non solo, non ti dico solo la pirateria. Sì.
col cazzo. Ma, scusa. Ma difatti, secondo me, se adesso si attrezzano per lanciare in qualche modo anche lo streaming dei film al cinema, potrebbe essere un bene, scherzi a parte, proprio per i film italiani che magari al cinema avrebbero successo, ma se gli dai modo di vederseli da casa, senza il timore, senza la coda, senza i casini che comporterà andare al cinema nella vita reale, che già prima poteva essere una rottura di cazzo, ma adesso sarà un incubo, perché stavo leggendo come potrebbe essere il cinema che ci aspetta, e meno della metà dei posti che conoscevamo nelle sale potranno essere utilizzati, andranno utilizzati solo con prenotazione online, non ci sarà modo di farsi venire l'idea all'ultimo secondo e andare da indecisi, dovrei avere tutto in mente prima, quindi probabilmente, scusami Mirko, finisco, se adesso hai modo di pagare un tot che magari è anche meno di quello che ti costava il biglietto con i popcorn eccetera, a quel punto te lo vedi da casa, e può essere pure che questo dia una spinta al cinema interno, perché poi sì, i film, come diceva Simone, magari particolari eccetera, meritavano pure di essere visti bene al cinema con la sala, come diceva prima Fabio, però io fin da Cortellesi non ce la farei mai andarmi a vedere al cinema, onestamente, mentre magari Woody Allen lo apprezzerei da vedere, poi è personale. A Giovanni Giacomo sono andato a vedere al cinema e me lo sono anche goduto parecchio, ti dirò, l'ho rivisto oggi, l'hanno messo facile, su cinema, l'ho rivisto oggi per farlo vedere ai miei che se l'hanno perso al cinema, anche là, perché i miei sono prototipo poi del pubblico medio che potrebbe invece ottenere un beneficio dallo streaming, perché ora che alzano il culo, ora che trovano tutti e due l'ora il turno, la scusa pure per uscire di casa, capito? Sì, ma ci sono tanti che invece ormai magari fanno fatica a uscire di casa, cioè i miei hanno 60 anni a incrociare i turni dell'ospedale, perché tutti e due infermieri, certo, e la voglia, lo sbattimento, le cose da fare in casa, situazioni super particolari come queste, classiche cose così, al cinema non ci sono andati, manco a vedere Aldo, Giovanni e Giacomo prima della pandemia, che amano, però non ci sono andati perché poi alla fine la pigrizia, la cosa ha prevalso. Capita. Ma vedi, se ci fosse in streaming una roba appunto come quella Mio Cinema, su certi film magari che sono al cinema e so che si trovano pirati in qualità che definiremmo perfino Alaska. Perfino tu, Stefano, potresti... Con gli emulatori, però, Stefano, qualità, l'emulatore è mio. Sì. Ciao Alaska, ti pensiamo. No, e comunque in qualità Alaska. Schifosa. Alaska! Quanto ci manca Alaska. Era tanto buono. Lui li prendeva in 4K e li abbassava qua, in real. Cioè li perché gli piaceva così. C'è una cosa incredibile. Te lo passo era io, il vintage film. Del real player. Una cosa che in confronto il film porno di Tommy Lee e cosa, sì. E Pam Anderson era ultra HD, cioè una roba... No, comunque, se c'è una roba tipo film di questo tipo e ce n'è uno che mi interessa, se esce contemporaneamente... Al cinema non sarei mai andato a vederlo. Magari può capitare che lo paghi. Però me lo guardo in streaming e ciccia. Ma se me lo fai uscire solo al cinema, tipo appunto quello di Aldo, Giovanni e Giacomo, per dire che magari mi dicono è carino, vedilo, non ci vado al cinema. Cioè, finisce piratato probabilmente. È colpa tua. Quindi, se Cinecittà sta chiudendo. È colpa tua. Ma forse anche colpa di Cinecittà se sta chiudendo. Comunque... Penso a tutte quelle maestranze che oggi appunto. Le maestranze. Che mi stanno sul cazzo, le maestranze. E quindi dico, secondo me per questo tipo di film, tolte i casi tipo Zalone eccetera, che quello neanche se mi paghi e me lo fai vedere mi interessa, cioè quelli davvero. Come snob, comunque, no, Zalone proprio ci sono certificati che mi proprio a malapena mi viene da piratarli, capito? Cioè che neanche la banda preferisco usarla per Folder e Tom. Comunque c'è Sippo che giustamente fa notare che se lo mettono in streaming il giorno di uscita il film, il giorno dopo c'è già il torrent. Ma a parte che il torrent c'è comunque. In più ti trovi una serie di persone che magari invece che scaricarsi il torrent e rompersi le palle, che non sanno neanche che cos'è torrent, ma sanno cos'è Netflix per dire, fanno due click e si prendono il film invece che andare su torrent. Torrent è già per, insomma, un livello un po' più alto, cioè non vai da mia nonna e le dici guarda c'è su torrent. Dici guarda c'è su miocinema.it. No, ma per dire, se dico a mio padre vai su miocinema.it, lì c'è quel film, lui va
e se lo guarda. Se gli dico scaricalo via torrent, mi dico come devo fare per torrent, cosa è quella, quella, cioè... Senti Ste, ma chiedono, ma in Svizzera non stanno attenti alla pirateria? Sono come da noi? Allora, in Svizzera è legale lo scaricaggio, ancora... ma illegale l'upload. Cioè, puoi scaricare ma non puoi condividere. Non sto scherzando, mi sono informato. Non lo dico come con le montane. È la stessa cosa. Sì, in sì, Italia esatto. Puoi consumare ma non puoi. Sì, ma non puoi, esatto. Non puoi, cioè, diciamo che lo streaming illegale è, come dire, sinché non c'è uno sharing, non ti rompono il cazzo in linea di massimo. Comunque non ho sentito una persona che mi abbia detto mi hanno beccato, ho fatto proprio zero, ma proprio zero. Per legge so questo, cioè che sulla roba del copyright sono è diverso. In Germania invece, che io sappia, sono un po' più rompipalle. Per i torrent richiedono l'uploadaggio, però non sempre. Vabbè, ma poi davvero, anche... cioè, se tu ti scarichi un film e fai l'upload dentro la polizia... Ma figurati, ma sei tutta... Cioè, ma è, aspetta che stanno lì a vedere. Uber dentro casa. Sì, esatto. Non si può scaricare qui. Cioè, nel senso, se non hai una seed box e fai lì a uploadare... Certo. Insomma, è la classica cosa, soprattutto se c'è un guadagno dietro, se sei una persona che ogni tanto si scarica il torrent, che cazzo di NFE. Cioè, il film è molto bello, sì, tipo un povero onesto cittadino. Senti, esatto, cioè se sei il copyright master che condivide una cosa. A quanto li fai CD, dai, diciamo la verità. Esatto, no, non posso rubare il lavoro. Tempi. Esatto, i CD pezzotti dei negri, quelli sono... Ti faccio in video CD e in super video CD. Comunque, ritornando alla piattaforma, secondo me è buona come iniziativa, però se facessero un abbonamento sarebbe meglio, perché poi dipende, vabbè, da che prezzi fanno, ma se fanno quei prezzi che diceva Mirko di 14 euro per vedere un film... No, ecco, anch'io preferirei una flat, ma dipende dai casi anche quello, seconda dei siti. Poi al cinema l'abbonamento, la tessera d'abbonamento, spesso sembra che sta 15 euro al mese, una cosa del genere, e poi entra quanto vuoi. Qui non esiste. Vabbè, però dico, potrebbe qui essere non quella, esiste. La fascia di prezzo è illegale. Potrebbe essere quello. Volevo dire una roba che secondo me, allora, intanto adesso sembra che sta per arrivare, cioè adesso magari sarò una scelta, però sembra che questo è il futuro del cinema, quando è una sezione non transitoria, ma di poi io mi ricordo nelle ultime rare volte in cui sono riuscito dal cinema, se infrasettimanale la sala è praticamente sempre vuota, cioè saremmo stati 10 in una sala da 250 persone. Mancano 13 ore al mio cinema, tra parentesi. Quindi il grande problema della, insomma, della, come cazzo, il distanziamento c'era per forza, perché teteva, non si capisce qual era l'algoritmo per cui eri in 5 dentro il cinema, uno in fondo a destra, uno in fondo a sinistra. Erano già pronti per Covid. Esatto, quindi già sta cosa mi fa un po' ridere, come tutte le norme di un certo tipo che dureranno una settimana sì e no e poi non verranno più rispettate. Cosa, il discorso è che secondo me l'uscita in sincronia del film al cinema a casa può essere interessante, perché comunque è una cosa impegnativa, come tutto, se sei una famiglia, altre cose. Non mi spiace che una roba Trolls sia andata molto bene, perché magari una famiglia che ha due figli eccetera, quando vai al cinema spendi 40 euro con 8, 10 euro che sembra tanto, ma non è tanto, 4 persone, te lo guardi tranquillamente il film, te lo gusti eccetera. Poi il dire che l'esperienza cinema a casa è la stessa, no, non sono d'accordo su questa cosa qui. Oppure il grande tema delle prenotazioni eccetera, ma vedremo e quanto realmente durerà. Io sto sentendo dei deliri, ragazzi, la settimana scorsa ho letto con la padrona 60 pagine di decreti ministeriali sui dentisti, come devono riaprire eccetera. Fondamentalmente l'unica sicurezza è se dai fuoco al paziente e ti di fuoco anche dopo per non prendere sta cosa. Vabbè, ma all'inizio sarà così, ma non è Simo, hanno continuato a lavorare, cioè, perché per legge le emergenze le hai dovute fare, quindi certo. Per dire, in certi ambienti. Quindi la domanda è, come hanno fatto quelle persone a sopravvivere mesi, Mirko, senza nessun protocollo? Il problema è sempre, non è 10 che hanno lavorato, è una strozzata, ma è una, ma certo, sì, ma una devono prevedere un po' tutto in visione non, del fatto che si riaprirà, poi tra due settimane ricambieranno, cioè dovete capire, cioè, ma ormai siamo proprio, secondo me, al delirio totale in certi ambienti, pur di dare cose. Torniamo lì, il ristoratore che si deve spendere 3-4 mila euro di pannelli di plexiglass, se robe eccetera, ma quella è una puttanata, stai chiuso tra due settimane, sarà finito tutto. Già
io non so, oggi ho girato, sono andato a pranzo dei miei e qui come se fosse, cioè ci sono meno macchine, io non mi arresto di persone con senza cosa, gente che saluta se togli la mattina, quindi non serve un cazzo, cioè se è così dal 4 già dovremmo essere un'altra volta in gente, beh, è spaventosa la cosa che sta succedendo, cui, però siamo ancora in una, cioè quello che sì, voglio dire, cioè che tu fai che la gente si lamenta che dice ho speso 3.000 euro di Plexiglass, ah, certo, è relativo, perché io conosco ristoratori che hanno aperto senza Plexiglass, con le distanze, non so, delirio del fatto che, oppure questi che hanno miseria e poi c'era un nero del 60% rispetto a quel, sì, cioè, sì, ma io sono stato d'accordo, quindi a me questa cosa con tutto che vanno rispettati, 600 euro vanno da tutto, non entriamo in questi discorsi, No, quello che dicevo è che queste previsioni che ci stiamo facendo su come sarà la realtà, eccetera, tra due mani, sono in realtà pure illazioni basate sulla che non, io non credo proprio che andremo a fare quella fine lì, proprio, ma se non più di una o due settimane al massimo, perché per questo è l'andazzo. Poi magari ci ritroviamo tutti chiusi dentro. È quello, tocca vedere, sì, perché in Thailandia hanno richiuso, in Corea hanno richiuso tutto, cioè dobbiamo un attimo vedere come procede. Oh, io un'altra persona 5 ce l'ho, quindi puoi giocare in 4. Vabbè, dai, allora, se non ci abbiamo qualcosa da dire, andrei ai videogiochi, dai, un po', vabbè, al mondo del fantastico dei videogiochi. Avete visto? Mi sono per velocemente su mio cinema, sì, mi sono iscritto molto rapidamente, ti fa scegliere il cinema della tua città e io ho messo Cagliari e forse scelta stupida, non lo so, comunque mi ha fatto scegliere due cinema d'esse di Cagliari, tra due cinema d'esse di Cagliari, quindi adesso poi per curiosità tra 13 ore e 25 minuti parte e vedo un po' cosa offre, per curiosità. Basta, mi schio pure io. Tutti a Cagliari, rimaniamo qui in diretta per 13 ore, esatto, col timer, grande maratona miocinema.it, esatto, /freeplay, e nel mentre la gatta che miagola in sottofondo, vero? Miau? Di miau? Niente, non dice miau adesso. Di miau. Non l'hai imparata bene sta gatta. Ma figurati, l'ho presa che aveva 6 anni. Figurati cosa volevo imparare. Ne ha 7 adesso. No, ne ha 7. Ok. Oh, povero gattino. Ok. Vabbè, l'avete visto il video dell'Unreal 5? Bello. Quello delle biglie? Io vorrei salutare un nuovo utente della chat, Red Dead Agami. Ero io. Sei tu? Scusa. Pensavo fosse qualcuno che ti perculasse. No. Lui che lo fa da solo. Ludo, esatto. Charlie consiglia caldamente Persona 3. Persona 3. Bellino Persona 3. Okay, dice WhatsApp evade molto, infatti si sente spesso parlare del nero di A fine mese esce Xenoblade, quindi. Vero, bravo, potremmo anche richiuderci tutti dentro. Però posso raccontare una cosa molto intensa, parentesi divertentissima che sto vivendo con la mia famiglia. Mia madre ci ha avuto tipo l'epifania, tipo Fantozzi quando si scopre sindacalista, vi ricordate? Si mette la sciarpa, ma allora ci hanno sempre preso per il culo. E praticamente sto svolta antigovernativa, antipolitici, quindi ogni notizia che viene fuori mi comincia a parlare di Mao Zedong, un altro, veramente meraviglioso. Buono, finalmente la rivoluzione proletaria. Esatto. Sì. Matteo, tu l'hai visto il video di Unreal, del nuovo Unreal Engine? Sì, tanta roba. Dacci un commento. I pixel non erano abbastanza definiti. A me fa ridere, no, Matteo, ma a me fa ridere che noi siamo nel nuovo mondo e gli SSD da 70 giga al secondo e il pad volerà, non lo dovete toccare, e poi ci sta il video con la strettoia per caricare, non so se avete visto. Sì, ti ragazzi, ma dicono di no. Come no, l'hai visto il video? No? Era per visto, farti però vedere, no. È solo per calare l'ambientazione. L'hanno fatto apposta. Ma l'hanno fatto apposta per farti vedere quel modello poligonale dalla protagonista, bellissimo. Ma io posso dire una cosa che non mi pirebbe, che ormai siamo entrati in un mondo fatto di quei cliché, proprio di situazioni, di momenti, eccetera, che a me non mi pirebbe se questi hanno fatto un motore potentissimo che gestisce miliardi di poligoni e poi nella regia della scena hanno detto questo deve passare in mezzo a una strettoia, cioè sarebbe veramente il colpo di genio totale, cioè che hanno fatto una roba ormai talmente fatta, talmente piccata, senza pensare minimamente a quello che tutta la gente, cioè che quello che fino adesso ha sbagliato, quello è successo, ragazzi, per me è successo esattamente quello, perché hanno voluto fare delle inquadrature, delle situazioni familiari.
Sì, esatto. Però a chi ha giocato. Esatto, però andando contro a tutto quello che hanno detto fino adesso. Non ci saranno queste rettoie, man. Magari, essendo una demo tecnica, è fatto apposta per farti vedere come sarà esteticamente un gioco fatto con la nuova tecnologia, ma con somigliando a quelli che giochi adesso. Ma ragazzi, sì, ma sì, voi, sì, a voi è piaciuta la protagonista? A me, quando hanno fatto il primo piano, no, che era tipo pupazzona. No, ma secondo me è assolutamente un pupazzo generico, così per farti, schifo, per farti vedere il gioco. Non potevano fare Lara Croft. La cosa brutta, secondo me, è proprio che hanno fatto Tomb Raider, il Tomb Raider dei poveri, con la super graficona. Cioè, da quel punto di vista, poi la super graficona solo degli ambienti, perché tra l'altro diciamo pure che la, come si chiama, l'acqua, l'effetto dell'acqua non era bellissimo. Poi, per carità, è bellissimo tutto quanto, però porca puttana, ma lì quello che migliore, quello che facevano vedere, a detta di, parlavo con il nostro ascoltatore Antonio Tares eccetera, che pare che la rivoluzione sia il fatto che si possa parlare hard disk e scheda grafica a una velocità mai, una velocità, insomma, una quantità di dati mai raggiunta, e quindi diciamo che il plus della grafica, insomma, il passo avanti lo vedresti su quello. Tanto che poi si è nata una polemica, non so se avete letto proprio di queste ore, dei ingegneri cinesi che lavorano, non ho capito se lavorano Epic proprio, comunque dicevano che il gioco può girare tranquillamente su un portatile con la 2080 e versione mobile, quindi beh, poi come, cioè, come se fosse il portatile quello con la grafica integrato, il portatile con la 2080. No, però diceva che l'hard disk, che è il fulcro di questa cosa, l'SSD, non è un SSD che porta 50 giga, quanti non, so, non so se il fulcro sia l'hard disk. Da quello che avevo capito io, sì, il fulcro di sto Unreal Engine 5 è il fatto che tu puoi usare gli asset, quindi sia gli ambienti, sia i personaggi, alla definizione, diciamo, massima, e poi si occupa lui di scalarli, sì, mentre normalmente... Però... l'hardware su cui girava la PlayStation 5 eccetera, quello che dicono che riesce a farlo sull'hardware della PlayStation 5 e dell'Xbox Series X, principalmente la PlayStation 5, è la quantità di dati che arrivano, che è tantissima. Questo pare sia il... guarda, sì, come dicevo in chat, quello, il Tim Sweeney, appena uscito la demo, ha detto: ah, questo gioco girava su PlayStation 5 grazie alla potenza della PlayStation 5. Il giorno dopo, no, la tech demo gira su PlayStation 5 benissimo, ma gira anche su Xbox One X benissimo. Certo, perché è scalabile, perché questa... Ma è uscito i cinesi che hanno detto che gira su portatile, secondo me tra una settimana uscirà che gira dappertutto. Diceva che su Switch, hanno detto oggi. Addirittura non su 30, non su 30. Vero. Sì, non a 30 fps ma a 40 su PC, con alcuni effetti migliori. Addirittura diciamo la parte finale in cui vola, quella la fai pure senza tutto il supporto. Però là c'è stato il giallo perché Tim Sweeney dice che non è vero niente, e che là non girava la demo, girava un filmato della demo, e i cinesi hanno risposto no, sì, boh. Esatto, infatti poi è stata già smentita da Epic, quindi insomma questione di marketing fondamentalmente. La cosa bella è che non si è, comunque si è visto il gioco a Uncharted, che voglio dire, noi stiamo aspettando la nuova generazione e vediamo il gioco a Uncharted con la sabbia fatta meglio, le ombre fatte meglio e la strettoia che è, cioè, che cosa Mark Cerny ci ha tenuto 40 minuti con le sagome finte a dirci che ormai non le faranno più, e insomma complimentoni per quello che mi è dato a me. Poi non so non ci sono parlati bene quando hanno scritto Matteo, tu che prima hai detto che l'hai visto, faccio un commento, visto che insomma ma sinceramente non me l'aspettavo che uscisse il nuovo Unreal, pensavo che continuassero a aggiornare quello che c'hanno ora all'infinito, perché anche se guardate il marketing, ora chiamano soltanto Unreal Engine, non mettono mai il numero dopo. Penso sia la major release, come dire, la patch più potente, ma rimane sempre come iOS è 1 e poi fanno 13-14. Sì, sembra interessante più che altro il lato produttivo, anche questo fatto di puoi fare il porting diretto da come si chiama? Blender. No, sì, vabbè, Blender e... no, quell'altro software Visual Maya. Studio Maya, che usa anche Mirko, mi sembra, per Blender. Modellare, sì, Blender. Sì, perché Blender. Adesso Epic gli ha dato una vagonata di soldi alla Blender per poter... No, perché tipo prima, se volevi fare un gioco, prima facevi il modello ad altissima risoluzione con milioni di poligoni,
potrei fare le normal map, fare versione con meno poligoni, cose così. Invece come la dicono qui, ci metti, ce lo butti e poi ci si dice tutto, fa tutto lui l'engine, e quindi dovrebbe essere più semplice per gli artisti, una cosa del genere. Sembra parecchio interessante, anche se bisogna aspettare un po' per vederlo. Doctor 89 dice: uno showcase tecnico, mica dovevano sviluppare un gioco con delle meccaniche. No, Doctor, però ci potevano dare un'idea di cose che hanno promesso, per esempio appunto Cerny su quello showcase, che poi non era per noi ma era probabilmente per sviluppare. Sì, Mirkot, ZBrush. E ci potevano far vedere qualcosina. Poi è chiaro che era tech demo, io non è che mi aspettavo un gioco, però vendimi il sogno del fatto di non vedere quella roba, e invece me l'hai fatta rivedere proprio per farci mostrarci il prezzo di PlayStation 5 sviluppato con la Sì, comunque come tech demo è più di quello che fanno di solito, perché se vi andate a rivedere la tech demo della Unreal Engine 4 su PS4 era un filmatino del cazzo. Qua sembra che è interattivo, è più a gioco, diciamo. Quello sì, però a me Mirko mi ha passato, non so se l'avete visto, quello di Nvidia. Anche a me con la biglia, e quello, ragazzi, è fuori di testa. Cercate Nvidia Marble, esce. Io sono ancora stupito da quello col T-Rex della PlayStation 1 e non mi sono ancora ripreso. E quindi, ragazzi, poi arriverà quelli della PlayStation 2. Esatto, del Walking T-Rex. Una grafica così non potrà mai essere superata. No, ragazzi, quello è... Hanno spinto la console al suo limite. A quell'età avrei detto solo: una grafica così non la faranno mai. Esatto. Non l'avranno mai fatto. Eri già triste. Non la saranno mai fare. E sì, quindi... comunque alla fine è un buon inizio, ma sicuramente... uscirà roba migliore su PS5. Segniamoci. Beh, io l'unico gioco che presentarono, dov'era? Qualche mese fa, che hanno fatto vedere quello dei Cavalieri con le PlayStation 5, una roba brutta così, io vista mai, Mortal Shell. Non lo so, ti ricordi quella roba con i Cavalieri futuristici, la torre gigante, cioè era una roba visionaria. Io mi ricordo PS3, quello con lo Six Axis e il drago. Però guarda qua, cazzo! Esatto, poi era un gioco di merda. Albi, ok, dice: vedremo la vera potenza bruta con The Orbs 1867. Ma posso dire anche che a me interessa questa vedere... questa volta con gli specchi, capito? Esatto, un cazzo di gioco dove si gioca, che è la grafica del gioco finale, punto. Non me ne frega niente delle tecniche. Stefano, ma mi sono rotto le palle. Stefano, quello che chiedi tu te lo dà mamma Nintendo. Hai ragione. Vabbè, ma mamma Nintendo mi dà PlayStation 2. Perché insisti con questa Sony? Ma vai da mamma Nintendo e ti dà. No, anche se non è che ce l'ho con Sony, ce l'ho con tutti. Tra l'altro, ragazzi, cioè, PC, in sordina, Xbox. In piena sordina è uscito il trailer di Paper Mario ed è una roba che proprio scoppia il cuore, gli occhi, cioè, era roba bello. Ciro che scoppia. L'hai visto, Fabio? sì, l'ho visto. Io vengo però da una scia di aver adorato quello per GameCube e aver disprezzato praticamente quasi tutti gli altri, quindi mi ha lasciato un po' così stordito. Vediamo. L'idea è molto figa. Sono anch'io della squadra. Da vedere Paper Mario, tanto però che mi annoiano. È tanto che non ne azzeccano uno. Super Paper Mario, quello per Wii, mi piacque ancora, però poi da lì basta. E sono 10 anni quindi che non ne azzeccano uno. Quello 3DS è quello proprio ci ho giocato, mi sono fatto 2 palle. Vediamo. Così l'ho mollato. No, io per ora sto parlando dell'idea. Cioè, l'idea è fighissima, origami fatta così, resa bene. Cioè, su questo Mario... proprio sono fortissimi. Dice Albi, ok, Mario Kart. Okay. Speriamo che non vada a Sanremo, lo stavo leggendo adesso. Beh. E chi... qualcuno vuole dire qualcosa su questo Unreal Engine? Niente. Ho visto quello di Nvidia delle biglie, è molto bello. Infatti, una cosa da dire è che non usa ray tracing, non uso un cazzo. Cioè, a parte sto cazzo di hard disk, a me hanno rotto i coglioni questo hard disk, onestamente. Ray tracing e cose non mi ha rotto un cazzo di ray tracing, pensa un po'. Ma hai cazzo tutto l'ambaradan prima che io voglio vedere le cose. L'unica cosa bella del ray tracing è Minecraft per adesso. Io non ho visto cose che dici cazzo, che mi metto le mani nei capelli. Minecraft con ray tracing, con quella tecnica. Ma anche la grafica, io voglio le idee belle, non solo la... Cioè, se c'è la grafica bella, ma gioco è una palla al culo, me ne frega niente. Cioè, se Paper Mario è una grafica bella, ma mi rompe i coglioni, per dire. Cioè, non mi annoia. E idem...
The Order eccetera ha una bellissima grafica, però un po' mi rompo il cazzo, cioè non me ne frega niente. Era showcase del de, potevano fare lo showcase delle idee. No, ma almeno no, ma dico, no, non farmi lo showcase a questo punto, fammi vedere sta cazzo di console, fammi vedere come è fatta, ma non era una che roba giochi Sony, ci sono, era roba del motore grafico, cioè, è una roba Sony, ascolta un cretino, è una roba Sony sotto sì. Vabbè. C'è no, ma in realtà Sony fino a un certo punto, perché sappiamo che dietro Epic Games chi c'è dietro Epic, chi c'è non chi si può c'è? Dire perché non avete sentito che hanno ammazzato l'ambasciatore cinese è inciampato sul proiettile, è inciampato, guarda che si inciampa sui proiettili, però vabbè, quello vabbè, ma ascolta, ma cinesi cos'è da diventare complottista, cioè non c'è niente, è chiaro che No, okay. Cioè se i cinesi ormai no, cioè dai, lo sappiamo, no? Non c'è bisogno di fare complotti. Il complotto quale sarebbe? Che se lo uccidono loro perché... Così no, che è morto di cause naturali invece che l'hanno aiutato, diciamo. Sì, ma che, chi sarà stato? Che è stato... È caduto su un coltello di schiena, esatto, suicidandosi. Chi si sospetta che sia stato, che voi sappiate? È diventato detective. Il governo cinese stesso. E che fa? Si ammazza i propri... Ma figurati, che magari escono fuori cose. Un dissidente. Vabbè, poi ne parliamo. E... Tanto Bruno, qui succede quando credi. Esatto. O quando ti cade la provetta e non te ne accorgi, potrebbe essere. Comunque, non ci sta nient'altro da dire da quello che sento. No, dicevo, non usa il ray tracing, però c'ha l'illuminazione spaziale e poi c'è il sistema che si chiama appunto Nanite, che è una roba appunto che dicevamo prima, che c'ha questa precisione infinita, per cui ogni pixel a schermo è un triangolo, però poi si aggiusta lui quanti triangoli mette, bla bla bla. Sì, dai, ma boh, vedremo il primo. Io sono curioso di vedere ovviamente come si estrinsecherà questa. Niente, grazie ai super hard disk che vanno più veloci della luce, siamo meglio. Comunque vediamo com'è il ray tracing, perché quelle tecnologie, secondo me, che poi se provi senza e provi con, ti fanno una grande differenza. Per sai forse dove? Su grazie, Cyberpunk. Stefano. Figurati, quando lo fanno a me tu non dici niente, però... Ma che cazzo tu ti ogni volta, ad esempio. Io. Madonna Stefano, sembri l'allorino. Dai, lasciami cagare il cazzo. No, dicevo che ho iniziato Nihon 2, dopo ne parlerò, e l'ho iniziato prima senza HDR, che io dicevo, no, l'HDR, cazzo ne frega. E poi con l'HDR cambia il mondo. Che cazzo? È il contrasto che c'è. Diventa moderno. Diventa Nihon 3. Ma l'HDR, quindi... cioè, praticamente proprio è come se tipo apri la finestra entra il sole quando giochi con l'HDR. No, è un contrasto, è un contrasto molto più sì, diciamo molto più accentuato, quindi in realtà però ti cambia l'illuminazione di qualsiasi. A me hanno detto degli esperti che su un monitor come c'ho io l'HDR non serve a niente. Comunque c'è Albio Che dice peraltro ray tracing è il nome del secondo figlio di Elon Musk. Esatto. Un po' se l'ha voluto semplificare rispetto a te. Qualcuno lo sa pronunciare il nome del figlio a Musk. Il figlio di Elon Musk, cioè sa come si pronuncia. Non era come si dice. No, X, ma tu puoi H725, sì. Film... ma tu puoi darlo veramente quel... no infatti poi no non posso, è una stronzata, no, hanno detto che non, perché in America non glielo concedono, strano, perché non c'era santo, non potevano battezzarlo, perché esatto, come lo chiami pensa al codice fiscale, come lo quello è il motivo per cui intorno agli anni 80 in tutta l'Emilia, cioè a Bologna, ci sono tutti i vari Igor, i vari, ce ne stanno tanti perché così non li avrebbero, non so se la sapete. Bravi loro. Comunque il nome si pronuncia Kyle. Veramente. Pronuncia. Sì. C'è X2. Cioè, quella roba lì vuol dire Kyle in che lingua? No, non lo so che simboli sono. In binario, credo. No, binario con le lettere difficili. No, in Caraibi, come si chiama? In Caibano. Caibano. Potremmo chiederglielo come si pronuncia. Sì, esatto. Vabbè. Che altro abbiamo qua? Vediamo i documenti perché me lo so perso.
Voi avete qualcosa di cui vorreste parlare? C'è che il trailer di Ghost of Tsushima. Sì, c'è quel gameplay di Ghost of Tsushima. E... qui parte lo sfogo, eh? Vai. Non so carico, anzi, in realtà lo sfogo è proprio contro carica. Sì, perché a me, vabbè, il trailer non mi ha fatto impazzire. Stilisticamente, faccio un piccolo assunto, sì. Stilisticamente mi piace molto, però non mi ha impressionato, diciamo, la parte dei gameplay, perché... stessi motivi per cui non ha impressionato voi, cioè che tutto il contatto con il nemico, sia quello fisico sia quello stealth, è molto derivativo, tra l'altro, da giochi che non mi fanno, tra parentesi, Assassin's Creed. E ho scritto questa roba sul mio filo di Facebook, e sarà che intorno a me ormai c'è st'aria frizzantina d'elite costante, ma mi è venuta sotto praticamente 300 persone a dire che non capivo un cazzo, perché da 5 secondi di video non si può giudicare. Vado a scrivere anche io, 5 Fabio, secondi. E il bello è che poi il giorno dopo la mia bacheca Facebook era un continuo di a tutti i professoroni che hanno detto che è derivativo da Assassin's Creed. Quindi niente. Io sono con te che veramente una demo così, una demo brutta così, cioè tra quella e la demo della Real Engine scelgo la demo della Real Engine, cioè brutta, cazzo, minchia, ma parole forti. C'è delle idee cosa? La gente? No, c'è la gente che è impazzita dai 10 anni, che è impazzita con Ian Creed, boh, ha visto Pichingo col coltellino, svizzera la mano. No, manca, ha visto, tra l'altro, perché appunto, però c'è è incredibile. Scusa, però Fabio, io sto leggendo i commenti e sono tutti bravo, anch'io la pensavo come te, bravo. Perché Fabio li ha già censurati, quelli che pensano come lui. Che pensavo io meglio di come pensavo io. Non di risposta a lui, ma altri che... A parte uno che scrive... No, ho letto male, quindi niente. No, sono tutti d'accordo con te. È lui che l'ha scritto da solo. Sì, infatti. A me sembra un miscuglio di roba, gioco generico Sony numero X, dove mischiano un po' la roba alla Dark Souls, Dark Souls? Beh, il combattimento, c'è un po' di combattimento. No, Simone, tu non hai mai giocato a Dark Souls. Magari ci fosse stato Dark Souls dentro quello del gameplay, dai. È proprio gli Assassin's Creed o i Batman, c'è cioè un pochino del flow system. Però a me mi ha dato tanto l'impressione dell'approccio di lotta, ma non nel senso di tecnica, di approccio. Cioè, mi sembrava... ammazza tutti con colpo, cioè, che Dark Souls è giocato. Ma scusa, Fabio, li ammazza... Ce l'ha quella cosa, From Software, ce l'ha quella roba che poi fa la hit. Non lo so, mi ha dato un po' quel respiro lì. Fare, li ammazzi con un colpo se fai la mossa al momento giusto. Che gli dà più gusto, se no... l'ho capito, ma so 10 nemici, 8 li ammazza così, cioè evidentemente nel Giappone feudale è così. Un po' rallentatore alla Zelda e le cavalcate, cioè a me mi è sembrato tutto già visto, con niente di nuovo. Secondo me è un gioco che ha subito i problemi dei vari ritardi e del come ci posizioniamo rispetto a Last of Us, come ci posizioniamo rispetto a Spider-Man, magari è troppo presto, cioè c'ha avuto quella gestazione un po' a cazzo che... cioè, questo è tipo l'ultimo gioco, a parte, vabbè, Last of Us, ma non c'è altro se non questo. E che vuoi fare? Non lo so, a meno che non esca fuori la super trama, però l'atmosfera non c'è, l'idea carina del... Mazza, dai, guarda che stilisticamente è bello. Ma infatti, ma non è proprio bello. A me è piaciuta la foresta gialla, e per il resto è Zelda. Se qualcuno ha giocato a Zelda, no, si... No. Allora, la veduta dall'alto con lui che suona il flauto, quello che è ispirato proprio a Zelda, ma credo che sia volutamente. Sì. Però il stilisticamente, ma te lo potrà dire pure Mirko, che insomma, il lavoro su buono, è proprio bello. Non mi ha colpito, non ho detto, a parte la foresta gialla, questa cosa non ragazzi, dai, detto che sta poco bene. Un piccolo dettaglio, che quello del vento, no, che ti cala la strada, eccetera, è carino. Però al solito noi lo stavamo vedendo, abbiamo visto, insomma, l'abbiamo commentato un po' in diretta, e alla fine, cioè in diretta nel senso insieme, e quel vento, cioè, si vedeva da prima che iniziasse sto mantello così, sai, quell'esagerazione un po' da gameplay che Scusa, Mirko, vai, che no, sono no. Si sente poco. No, perché ti si sente poco, quindi a volte te parliamo
devi unire una meccanica di gameplay che è quella di cutscene eccetera, altrimenti io senza mettere la mappa a raggio no, ma secondo me il problema è che Sony ha trovato sta formula dell'action in terza persona e cominciano veramente a essere troppi. Perché poi alla fine se li vai a vedere sono tutti, perché questo non è come God of War evidentemente, no. Però cioè se prendi questo, prendi Horizon, prendi quell'altro degli zombie, come si chiamava, quello con Days Gone, prendi è proprio la formula Sony del gioco, del blockbuster Sony, che sono tutti fatti bene, se fosse per PC me lo comprerei probabilmente al day one, e sicuramente quando arriverà Horizon PC me lo comprerò subito al volo. Però un po', cioè, fin tanto che c'è proprio l'idea che spicca, ecco, forse in questo qui manca l'idea che spicca, perché Days Gone aveva le orde che poi alla fine non c'erano manco. Horizon no, c'aveva, da quello che ho letto nelle recensioni, ce ne sono tipo due, e poi Io se non avevo che l'ho giocato adesso, magari l'hanno riposto, però a un certo punto è pieno. Cioè, e poi qual è il problema? Cioè, poi scusa, finisco. E poi c'è, cioè, Horizon c'aveva i mostri biomeccanici, eppure quello, questo Giappone feudale ne abbiamo vista bizzeffe. Sekiro l'ha fregati, Sekiro appunto, così tanti giochi. Secondo me artisticamente Sekiro se lo mangia questo, però poi c'è anche quel fatto, Matteo, che se il Giappone lo fanno i giapponesi, allora c'ha un certo gusto. Qua invece qua invece sembra veramente, scusate amici cinesi, però sembra veramente il cameriere del ristorante che si mette il cappello e la spada. E comunque ci sono le screen di Kurosawa proprio prese, rippate. Molto bello. Come molto giochi bello. Rockstar sono pieni dei momenti presi da Scarface. Però quello è un problema. Roba loro, insomma. Per me il problema di questo qua è che la caratteristica Scarface sono cose dello stesso Rockstar ha fatto Scarface, no, Mirko, condividono lo stesso cultura, e Sucker Punch con Kurosawa penso proprio di no, che Sucker Punch è un occidentale. Un occidentale non può guardare un film orientale e usarlo, appunto è vietato. Secondo me il problema è che l'estetica qui è il punto di forza, è quello il problema. Cioè Bruno dicevo, qual è l'idea al centro dei vari giochi Sony, no? Che è interessante come lettura. Qua, secondo me, l'idea è proprio prendere i film di Kurosawa e farci i videogiochi. Però il problema è che pure la presentazione quasi si basava più su sta cosa dell'estetica, il photo mode, il cinema mode, tutta sta parte qua che è, diciamo, di ricostruzione del cinema giapponese, piuttosto che poi preoccuparsi veramente di metterci sotto un gioco che non è che deve essere per forza originale, perché secondo me questo è sbagliato. Però deve essere riconoscibile, no? Non è un caso se tutti quanti abbiamo visto, tutti quanti abbiamo cominciato di Batman, Assassin's Creed, questo e quell'altro. Secondo me quello è sembra un reskin di tanti giochi già visti. Ma ragazzi, ma è la stessa cosa che si dice a ognuno dei giochi qua. Cioè, da me non è che mi frega questo un po' di più. Ormai è difficile fare un open world originale. Però ripeto, questo almeno a livello di gameplay è proprio, da quello che si è visto, è proprio base, perché proprio c'è lo stealth, ci sono i combattimenti, c'è se dovessi dire, è come Shadow Mordor, però nel Giappone feudale. Shadow Mordor c'ha 6 anni, 7 anni, quanti sì, anni? Sì, però è un Assassin's Creed nel Giappone feudale, allora. Comunque, scusate un secondo, dicono in chat che è una cazzata, che il setting è inflazionato, ok, non usciamo tantissimi, però sono usciti Nioh, certo. Sì, qualcuno ha detto lo stesso concerto di Spider-Man, penso si riferisca, credo. Quello è quello. Da, forse il problema è proprio che sono uscite delle eccellenze. Poi è uscito Onimusha all'epoca, e comunque dai, giochi a ispirazione Giappone feudale. Poi ripeto, il problema è sempre che se lo fanno gli occidentali c'ha un gusto che è completamente diverso, cioè non ti dà quella... Ma scusa, perché non lo possono fare? Non riesco, infatti anche io non riesco a capire. Scusa, se i giapponesi possono fare giochi ambientati in America, non lo possono fare? Perché spesso l'immaginario era interpretato magari o solo da film o solo
da, che cazzo ne so, da ispirazioni, e magari la roba in più non la colgono, semplicemente questo è la discussione. Dice dopo è proprio come Kojima in Death Stranding, che è tutto ispirato ai film americani e parla dell'America, sì, e ci sono attori americani. Sai, che i giapponesi hanno una capacità di sincretismo, cioè di riadattare la cultura che non è la loro, che probabilmente perché noi la viviamo come riadattamento, cioè rende più interessante. Guarda anche Silent Hill, no? Sono tutti ambientati in Occidente, fine, però è un occidente riletto in chiave giapponese ed è interessante, e fino adesso non abbiamo quasi mai assistito a una roba del genere. Al contrario, Resident Evil è ispirato all'occidente, ma è ispirato ai film, certo, cioè quello, il giapponese può fare quello, non ti riprende un'atmosfera che può essere l'atmosfera di, adesso non mi viene in mente una cosa simile, non te lo riesce a fare, ma lo fa basandosi su i film, sull'immaginario e anche sul... Comunque, detto questo, io non sono completamente, cioè io non so totalmente avverso a questa roba, bisogna vedere come viene. Se viene l'ultimo samurai è una merda. Ma infatti io non sto dicendo, io non sto criticando la cosa, dico come a supporto di quello che dice Bruno, che secondo me si vede quando uno lavora a casa sua, su casa sua e sulla propria cultura, e quando invece uno... Ma io vorrei sapere da cosa lo vedi. Cioè... Allora io... Allora, su Sekiro l'hai giocato? No, non l'ho giocato. Allora, ecco, cercati la parte di Sekiro, a parte tutto, ma cercati la parte di Sekiro ambientata nel Giappone dei Shaolin, o comunque dei monaci. Guarda le ambientazioni, guarda come sono fatti gli alberi, guarda come sono vestite le persone, che è molto simile a qua, e guarda questo. Questo ha un sapore molto più occidentale rispetto a quello. Questo non vuol dire che uno è peggio, uno è meglio. Se lo storico, l'altro in fan, adesso l'ho visto la parte. No, guarda, io parlo dell'ambientazione, c'è una parte che è identica a questa ambientazione qua, che è proprio alberi, foreste, ma è un altro tipo, è proprio un'altra impostazione, come sono gli alberi che ci stanno, le foglie che ci stanno, come sono posizionati, cioè, ma perché è normale, se tu devi fare lo Yosemite, Yosemite, ma cazzo si dice, e sei italiano, tu puoi andare, ti puoi ispirare a quello, alle foto che c'ha l'iPhone o il Mac, non è che ci devi andare per capire com'è una cosa. Vabbè, ma chi ti dice che non ci sono andati? Beh, cioè nel Giappone feudale io non, se c'è possibilità ci vado, non so, no, vabbè, però magari comunque andato in Giappone, che sia un'ispirazione, ma sì, che ci sia un'ispirazione, poi Kurosawa, cioè non che stiamo a parlare di una pippa. Quello che dico è che sembra molto più codificato per l'Occidente, perché è visto da occidentali, rispetto a una cosa fatta dai giapponesi. Lo stesso Bloodborne è un horror, più horror, è un gotico, ma è completamente rivisto dai giapponesi, con tutto che c'è un sacco d'Europa, perché dentro ci sta Praga, c'è tutto il nord Europa dentro, però ci sono alcune cose, i gigantoni con le campane, i boss, cioè quella roba. Questo anche perché il 90% dei casi, diciamo, la direzione artistica giapponese, comunque orientale, è più ispirata, cioè lascia stare, secondo me non è un discorso proprio di direzione artistica. No, allora ragazzi, io vi invito a vedervi qualche immagine del, allora, a parte quelli che dicono in chat sempre che Sekiro e Nioh sono fantasy, ok, sono fantasy, però l'ambientazione è quella, però andatevi a vedere anche il protagonista, però gli è dato tutta un'altra atmosfera, vabbè, comunque a parte questo andatevi a vedere il protagonista. Questo è il compito di chi fa i giochi, cioè come i registi mettono a loro, cioè io non ne parlo male. Andatevi a vedere il protagonista di Ghost of Tsushima e il protagonista di Sekiro, ditemi quale secondo voi è più carismatico. Ma lì il problema è proprio di direzione artistica, Bruno, non tanto perciò dico, fatto dagli occidentali, c'hanno sempre questo carisma, sì, ma questo è un discorso che avevamo già fatto, E poi vedendo il gameplay, tutto bello, però ti dà proprio quella sensazione di apro la mappa, vado nel punto, faccio la cosa, eccetera eccetera. Intanto che controlli un personaggio figo che fa delle cose fighe, ci sta. Però se controlli questo qui, che sembra una roba uscita da un caractere, ma pure, cioè, pure fisicamente, cioè, altro che i piedi piccoli, cioè proprio le proporzioni, Vabbè, questo non lo so, però, ragazzi, ma lo stesso font, cioè, ma quello che ti fa pensare tutto, tranne che è un gioco dei samurai, Cioè, a me fa pensare a un gioco tipo Ghost Recon, cioè, tipo roba di... A parte la O così, che è un segno zen, mi pare,
il resto il font LED così duro sembra un gioco di guerra cioè. Poi le ambientazioni non c'era ancora arrivato guardalo il logo qui c'è sarà roba fatta con investimenti miliardari con gente professionisti e... No, io parlo dell'idea che puoi dare, mica sto dicendo orientale. Il font è un font militare, quello guardalo, non sto dicendo che è sbagliato, sarà dietro un'idea, io ho visto un film di 10 minuti, che ne so, però l'idea ma io sono sicuro che se avessero messo il font stile Kanji dipinto a pennellata, avresti detto minchia, sti occidentali che rifanno pure il font identico. Non sto a far polemico, sto dicendo che c'è dietro no, sto dicendo che c'è un'idea dietro che probabilmente si spiegherà, oppure c'è un'idea occidentale, perché non è... Beh, Mirko, se guarda solo il font, a me mi dà idea, mi ricorda subito una roba Ghost Recon, Ubisoft, un gioco di guerra, poi io sarò pazzo io. Che cazzo è? Comunque sto vedendo delle immagini... Io ragazzi, sul tipo di produzione, secondo me non c'è cazzo di... Sto vedendo... C'ha valori produttivi altissimi, e facci vedere che è una roba, pure Sucker Punch, non è che stanno parlando lo studio più grosso, però... I valori che ci sono grossi dietro perché è curato il gioco. Poi che mi puoi dire che la roba ultra derivativa, che anch'io su questo non lo posso negare, che è un reskin totale di Assassin's Creed sul primo dillo. Però io dico, sarà che Days Gone che l'hanno martoriato tutti. A me piace il gioco, ma divertito, non è così brutto in realtà. E non vedo perché questo non possa essere su un personaggio poco carismatico. Io so anche su quello posso essere d'accordo, però minchia, anche su Sekiro, oh cazzo, cosa gli abbiamo fatto? Lo sbrego sulla faccia, cioè ormai per caratterizzare il personaggio se non c'è lo sbrego sulla faccia non è caratterizzato, cioè e questo è scusate enorme. Poi quanto si è visto 20 minuti di infatti ho detto 10 minuti non sono abbastanza, ma è chiaro questo a parte Mirko è pure questo, cioè comunque c'ha la cicatrice se infatti lo dico, ma io non te sto dicendo, cioè siamo proprio da quel punto di vista entrambi sulla stessa barca, perché la caratterizzazione è data dalle cose standardizzate più proprio interiorizzate dal pubblico, che più ormai wow quello figo badass c'ha la sbrego sulla faccia, quindi... Però sto vedendo delle immagini e devo dire che perché poi alla fine è tutto super personalizzabile lui, no, che puoi scegliere la maglietta, il cappellino e dove c'è il cappello di paglia quello triangolare tipo tre bufere là mi conviene, bellissimo l'aspetto, secondo me esteticamente è molto bello non lo so, cioè hanno fatto vedere proprio non hanno fatto vedere nessun punto, diciamo, perché ecco quando Kojima fa i trailer non si vede un cazzo, però comunque ti intriga, ti fa... Secondo me è una critica sensata, cioè io mi sono visto 18 minuti e non c'è un momento che ho detto ah cazzo voglio veramente giocarmi sta parte, cosa che invece mi ricordo Nioh quando cominciava a trasformarsi sparava le magie, le robe, dai era figo, cioè qui c'è una scena molto bella secondo me tra i fiori bianchi, no, quando si vede che tira il vento tutto bianco, quello è figo, non puoi dire che è brutta una roba, però è un'atmosfera che abbiamo visto e rivisto, è la stessa dello scontro tra Snake e la tizia come cazzo si chiama, Mother, The Boss. Minchia, identica col fiorellino bianco tale quale, cioè. Ma infatti io penso che loro stessi la sappiano sta roba ed è per basati sul photo però mode, sì comunque su... Tra le varie produzioni Sony questa evidentemente è una produzione, cioè mi sembra proprio una produzione non di primissimo piano. No, ma non è ovvio che lo stanno spingendo perché in un momento non c'hanno grossi titoli in uscita, rinvii e robe, PlayStation 4 sono già 4-5 mesi che non esce roba, adesso tirano fuori questo, ok ragazzi, giocate con Ghost of Tsushima, ti farai le tue 50-70 ore tranquille magari tra side mission collezionabile eccetera arriviamo a PlayStation 5 dove giocherete a Ghost of Tsushima pompato con qualche DLC, qualche roba, cioè ho detto Sucker Punch ragazzi, se avete giocato Infamous Second Son era molto carino come gioco, però anche lì artisticamente è fatto bene tutto, però è un gioco minore, non era semplicemente Horizon super derivativo, meno ispirato Horizon ragazzi c'era un era ripetitivo al massimo Second Son, sì a voglia, però non era brutto tecnicamente, ma era un gioco di seconda fascia, questo qui lo stanno pompando come al massimo, ma non lo è, cioè non lo era Days Gone, eravamo lì. Horizon secondo me era un'altra cosa, ma anche soltanto perché la ricerca e lo sviluppo di quel look d'Horizon è nettamente più lungo di questo qui ragazzi, cioè fa un gioco basato su una
roba storica, guarda, ormai che... non è che ci voglia tanto, cioè... ragazzi, Horizon comunque c'aveva un'idea dietro. Ma sono d'accordo, infatti ti dico che è un gioco che c'ha uno sviluppo molto più, fidati che è costato molto, molto. Persino lei, con tutto che non era, però comunque c'ha molta più anche caratterizzazione, perché c'hanno sviluppato personale. Il motore grafico. Poi è quello Che Death Stranding, non so se l'ho detto, ma lo ridico, ragazzi. Cioè, le ambientazioni di Death Stranding sono incredibili. Con tutto non c'è niente, sassi e vegetazione e colore. No, una roba. Ma è fuori di Kojima. No, ma guarda, penso che loro si siano messi proprio a fare la conformazione del territorio, della terra, del terraform. Così. C'è una roba. In pratica hanno fatto l'America, che non è l'America. Death Stranding. Sì, ma è una bellissima Islanda. Però l'America fatto, senza America, però il fatto che ci siano delle, tu capisci dove stai guardando intorno e ci stanno i sassi, è incredibile, ci hanno messo la vegetazione, ci hanno messo la parte, tutte le rive fatte invece solo di pietra, poi la neve, poi la terra bruciata, cioè è incredibile, e poi è bellissimo da quel punto di vista, lascialo perdere, prima ha fatto lui la squadra, hanno fatto un lavoro stupendo, però vabbè. Beh, guarda, te lo ricordi come parlavo di The Stranding? Te lo ricordi. Però, allora, c'è solo un problema, l'ho finito The Stranding e volevo dire, visto c'è anche Fabio, che porca puttana, a me qua mi ha dato fastidio come scrive i personaggi, ma molto, molto. E non lo, no, io non riesco a capire, aiutatemi, io non riesco a capire, prendetelo tipo sfogo, cazzato, io non riesco a capire perché in Metal Gear c'erano le squadre coi freak e non mi davano tutto sto fastidio. E qua invece sì, qua ogni personaggio è vai, cammina, Death Stranding ovviamente dicono, cammina, porta il pacchetto, quando arrivi al posto dove c'è uno dei personaggi interpretati dagli attori amici di Kojima, c'è il filmato, tutto super emozionante, lunghissimo, eccetera, che ti racconta la storia del personaggio, soltanto che tutte le volte è totalmente arbitrario come ti deve raccontare questo personaggio e come ti deve poi emozionare, coinvolgere e commuovere, no? Cioè, ci sono questi momenti dove tu arrivi lì, tu sei l'ultimo degli stronzi che deve portare questi pacchetti, Sam, in realtà devi sapere ma che non io... lo sei. Aspetta, ma il discorso, il dialogo che fanno è, Sam, in realtà devi sapere che io sono celiaca. Vedi, è da quando ero piccolo che mi dicevano di no, ma poi ho trovato questo antico tappeto persiano nel comò di mia nonna e allora ho capito che il mio colore preferito è il senape. La musica diventa sempre più drammatica, si alza di cose, eccetera, tu ti devi pigliare male, lacrima sulla guancia e Deo Kojima pane. E quindi poi partono le discussioni, no, ma quindi era maschio o femmina, thread di discussione, no, perché è un maschio ma dice di essere celiaca, video analisi su YouTube e poi si finisce con la regola 34 hentai perché non si può predeterminare il genere del personaggio di Kojima. E in tutto questo ti devi cercare cazzo. Appunto, è questo il primo. Cioè, quando... Non ho capito niente di cosa non ti è andato a genio, sinceramente. Che è totalmente arbitrario. È totalmente arbitrario come tu hai a che fare con questi personaggi 5 minuti e storia emozionante che è raccontata malissimo. Ah, sai che io sono fatto di cadaveri. No, ma che... Alessio. Ma è piaciuto The Stranding. Ho avuto questo problema con. Se deve giocare spoiler, non ho giocato. Ma non ho detto chi che cosa. C'hanno scritto i nomi sono. Non è per niente didascalico nel mettere i nomi. No, ma Alessio, ma Kojima l'ha scritto, cioè Kojima fa sempre così, ti racconta delle banalità, però te le racconta che quando quello ti dice che è celiaca, si vede che proprio ti fanno quell'inquadratura con quella musica che stai là teso, ma no, è celiaca, pensa... Ma è sempre, ma lui è bravissimo a fare queste cose. Io in Metal Gear Solid 5, non so voi, io mi sono stato a sentire mezz'ora di quello che parlava di come si fa l'hamburger, quanto è buono l'hamburger. Le farfalle anche, scusa. I Parasite. Le farfalle. Ma a me era piaciuto anche tantissimo tutto il dialogo nel 3, con Revolver Ocelot che gli spiega, no, la pistola, perché la tua è personalizzata così, sì. Ma non ti dà alcun vantaggio tattico in the battlefield. È bellissimo. Miau, miau.
Vabbè, Albio, voltare, Albio che dice glutine, il nuovo personaggio di Kojima a pronunciare glutine. Sì, sì, ma infatti Simpo in chat ha scritto per Fatman e Vampir Metal Gear 2 Kojima doveva essere interdetto dai pubblici uffici. E sì, è vero, ma perché quello non mi dà fastidio allo stesso ma modo? È sindrome di Stoccolma, che è? Minchia, dai, Fatman c'è un azzurro. Ma lui era bellissimo, Fatman bellissimo. Ed era lui era ispirato a tutto. Lui era ispirato. Cazzo, manca a... il bambino con l'elica. No, sì, sì, esatto. Però fatto da Kojima, a... cioè... Fermi, che Bruno sta dicendo l'ispirazione. No, dico, era ispirato a coso, a Darth Vader, quando alla fine si scopre la maschera, che si vede che c'ha pure la faccia a metà perché c'è il colletto alto. Sì, c'ha il gozzo. E tra l'altro la poi gola, è bellissimo che visto che c'è il colletto alto, per bere il vino sono bevuto la cannoccia quando si succede. Perché non regge l'alcol, in realtà, eh. È un crossover con Maccio Capatonda. Sì, Alessio, però che tu, cioè, lo sai perché lo accettavi? Perché eri più piccolo, adesso c'hai forse un po' più di ma mi sta bene come, come spiegazione, ma voglio sapere se anche altri adulti hanno avuto questo problema o se sono ma io l'ho registrato un po' col treno. Scusa, ma i primi 4 minuti, cioè tu hai visto che c'è una scena che tu inizi e ti dici, oh, devi venire qua, vieni, siamo proprio qua, vieni qua. E sono 100 passi, tu non si sa perché devi fare quei 100 passi. Esatto. Arrivi e lui ti fa, oh, adesso che sei qua, guarda, non siamo neanche qua, e ti toccano, non ti toccano, tu, cioè, quella parte solo Kojima la poteva fare, perché non ha senso, cioè, una cosa costruita così, non ha senso, e ne avevo già parlato, e... Quando l'avevi iniziato fra mille perplessità, diciamo. Beh, non ho mille perplessità, è quello che tu devi togliere da sto gioco, perché per fortuna è talmente bello quello che fai, che i personaggi servono solo per darti una giustificazione, arriva alla fine, non c'è, cioè, la lettura che si è potuta dare una lettura che è talmente scritta, un po' di didascalica, che tutti hanno questa lettura social. È quello, c'è scritto, lo dice, lo ribadisce. Diciamo che c'è un po' il plot twist che non stiamo a dire, che quello, insomma, diciamo che carino. Non c'è nessuna metaforona, è troppo didascalico. Una scrittura da anime giapponese. È la scrittura di un giapponese che guarda i film americani, cioè, ecco. È sempre quella roba lì. Cioè, non c'è dietro. Hai dato lo spunto, Fabio. Però questo viene accettato, capito? Come una roba tranquilla. Ma chi l'ha accettato? Io l'ho sempre criticato questa cosa. Cioè, lui mette dei nomi. Sì, però torniamo a. È il discorso di prima, un'appropriazione di immaginare una roba che tu puoi fare tranquillo. Certo. Se lo fa un occidentale, no, si vede che è una figura debole. No, no, lo sto dicendo adesso che ha fatto lo stesso errore Kojima. Con tutto che lui va a prendere comunque blockbuster, eccetera. Poi ci sta che io Mirko sia di parte, perché a me tendenzialmente piace, adesso piace più l'Oriente. No, ma io preferisco una brutta roba con un carattere che una bellissima roba linea piatta. Tu certo, deve essere chiaro, certo. Sul primo dirle. Ci però, sono delle, sì, sì, visto delle pure, visto pure le reazioni in chat, specifichiamo che The Stranding l'ho apprezzato tantissimo, e che ben venga qualcuno come Kojima che per quanto possa fare cagate le fa con un carattere, come diceva Mirko adesso. Ma è quello che infatti io dico, è che il gioco è talmente bello che non ti devi soffermare su quello che accade, perché quello che accade sono deliri suoi. E la bellezza è proprio andare avanti e fare la roba, quella c'è, te la dà, quella roba da film americano, da gioco giapponese che ti rifà affrontare i boss, quelle cazzate che abbiamo visto da 30 anni. Aveva dato adesso, secondo me, Fabio, lo spunto giusto per la mia autoanalisi, cioè appunto che è una scrittura da anime, e io gli anime probabilmente li tollero meno ormai con questo modo di affrontare le storie, di raccontarti i personaggi, quindi appunto... Certe cose Metal Gear digerivo tutto tranquillamente perché ero più piccolo, adesso mi fa anche strano probabilmente vedere la grafica fotorealistica degli attori, delle persone vere, non dei pupazzoni in CGI o dei personaggi disegnati, e quindi mi stona troppo sentigli dire certe cazzate che invece magari bocca a un personaggio anime mi andrebbero benissimo. Secondo me anche perché gli dai una valenza superiore rispetto ai videogiochi, tendenzialmente i videogiochi che giochi. Ecco, diciamo, ti aspetti tanto perché sennò se tu prendi qualsiasi altro videogioco, versione orientale o occidentale, è difficile comunque trovare una scrittura che tu dici, non c'ha nessuna banalità, non c'è il film. Ma anche in tutto Hollywood c'è questa cosa, cioè è normale che quando parli a tutti puoi parlare anche così, e anzi secondo me proprio, cioè se tu entri nel suo gioco, nel dire
ok, sto al tuo gioco, quindi Hartman, che problema ci avrà mai? Com'è il laghetto che c'è accanto? Cioè, so quelle cose proprio così, che magari, ecco, in Peel, in noi uno gli perdona di più, ma è lo stesso esatto, è proprio la stessa cosa, perché in Us, il film di Peel, avviene la stessa identica cosa, cioè proprio te lo scrivo qua, questo è così, quello è così, quindi non puoi cambiare, non puoi pensare che il pensiero sia un altro, o pensare, fare una tua interpretazione, è proprio quello. Oh, anche lui... perché poi comunque non sopravvalutate i videogiochi, voglio dire sta cosa, sì. Cioè, il fatto che per noi non sia sottile non significa che non sia sottile per tutti, eh? No, cioè, no, magari veramente ci sta il giocatore che tu la cosa gli devi spiegare 340 volte perché no non la capisce. E io non credo che una produzione, tra l'altro, di Sony, che poi è andata malino a quanto pare, non si possa permettere di non farsi capire da tu. Quindi ecco perché poi è molto didascalico nel suo, un po' ce l'ha Kojima nel DNA, e forse proprio pure i giapponesi, perché un po' i giapponesi in generale, perché in effetti nell'intrattenimento ogni storia che ricordi ci ha sempre ripetuta 47 volte, certo, la stessa cosa. Stiamo andando a fare questo. Quando fai la robetta un pochino più sottile, ma un pochino più sottile, che può essere nel finale. Ma tra l'altro sapete perché sta cosa? Sta cosa praticamente la fanno negli anime specialmente, perché tu nell'anime, no, animare le robe ti costa, quindi scene d'azione, cose, ma credo anche nei videogiochi ti costa, no? Beh, mentre invece se ti inventi la storia interessante, l'ambientazione interessante, tipo l'attacco dei giganti, quelle cose là, ogni mezz'ora di spiegoni che comunque ti tengono lì attaccato sono meno... Ti ammortizza la spesa. Sì, forse anche per quello che comunque c'hanno sta tendenza a spiegonare tutto. Però sì, sono questioni anche autoriali. Cioè lui lavora così, Kojima è un uomo semplice e lavora così. Si arrovella magari sul background dei personaggi che mai non ti riesce a dare, non ti riesce a restituire completamente, e poi dopo la trama è un foglio di carta velina. Con tutto che aveva trovato quell'idea, anche quando tu fai il briefing della missione con i suoi pupazzetti, con i soldatini, cioè quella roba sono idee fighissime. Cioè, a me è piaciuta tanto. Sì, si concentrano di più sui momenti e sui personaggi che non sul quadro generale, sulla trama generale. Esatto, non c'è qualcuno che gli dà un po' il quadro generale, cosa che poi alla fine, per dire paradossalmente, Cage sbagliava sempre, che è un esempio che mi viene, e Cage toppava perché ti faceva un bellissimo setting, almeno per me ti dava belle idee, e poi faceva le conclusioni sui momenti che dici ma che cazzo è sta roba? E andava a chiudere male, quindi c'è sempre uno sbilanciamento che è un po' anche, diciamo, una cosa autoriale, cioè ci stanno pure delle non è solo il mezzo del videogioco, ma è anche quello che ha voluto dire chi lo sta dirigendo. Io comunque vi ripeto che c'è gente che, nonostante sia tutto didascalico, nonostante sia tutto spiegato, nonostante sia tutto nero su bianco, comunque arriva a fine del gioco e dice ma non ci ho capito un cazzo. E stanno tutti sotto i tuoi commenti. Stanno tutti sotto i miei commenti. Sì, sì, ma io non sto parlando io merda, con Alessio e con te, insomma, parlavo. Quindi ci abbiamo pure, diciamo, un'età più alta rispetto alla media dei videogiocatori. Quindi magari anche qui hai visto più film, hai letto più libri, hai giocato più giochi. Lo stesso Kojima, nonostante quanto dicano le persone che commentano i post miei, ma sotto il profilo d'Alessio, il gioco è molto autoriale, quindi se tu hai già giocato videogiochi di Kojima sono tematiche che ritornano, quindi sai come la pensa sul rapporto padre e figlio, sai come la pensa su tante robe, e quindi è più facile decodificarlo. Sì, sì, io sono d'accordo su tutto, è semplicemente che appunto per Alessio non ti stare a non ti stranizzare per questa cosa, ma goditi senza pensiero e goditi il viaggio, perché poi so che hai finito e hai continuato comunque a giocare. Sì, dopo la fine. Ci sto ancora giocando, sto facendo le secondarie perché mi dà troppo gusto il gioco, cioè sì, il gameplay mi è piaciuto così tanto che non l'ho ancora mollato. Quello è il potere di quel gioco, è quello. Poi il resto distacco è brutto, distacco è proprio Madonna, brutto. Madonna, non ce la faccio. Manco io ce l'ho. E quindi così. Vabbè, allora, grazie padre. Chi c'ha? Oggi è il compleanno di Corrado Guzzanti, ragazzi. Rendiamogli grazie. Per favore. Senti, c'hai qualcosa da Mirko? C'hai extra credits?
Mi son visto proprio divorata nel giro di un paio di giorni tutta Upload, che sta su One Drive. Come, scusa, che non si è sentito? Upload. Ah. E è questa serie che racconta fondamentalmente di un futuro non troppo avanti negli anni rispetto al nostro, in cui le persone hanno la possibilità, prima di morire, di farsi... No, no. No, è la, fondamentalmente la puntata San Giunipero di Black Mirror. Cioè la gente può essere digitalizzata e continua a vivere in questi, appunto, Upload, che sono dei paradisi virtuali, ognuno a tema, eccetera. E la serie allora è molto carina, secondo me. Allora, si vede che è fatta con pochi soldi, soprattutto per una faccenda come quella che richiederebbe un sacco di effetti speciali, cose, perché il tono è sempre, è una commedia, poi alla fine è una storia d'amore, però il tono è sempre molto leggero, le puntate durano 20 minuti proprio, tranquillo, però ovviamente c'è un sacco di rimandi giochi con il fatto che sono i glitch della pubblicità dentro sta upload, il fatto che tu per star lì dentro paghi alla fine, quindi qualcuno ti deve insomma digitalizzare, e poi dentro ti serve il credito per fare tutta una serie di attività, ed è molto carino come hanno diviso anche la società all'interno, tutta una serie di meccaniche interessante. E però appunto è risolta a volte in maniera un pochino povera, quindi hanno preso sto grande mischione di tutte le, veramente tutte le puntate di Black Mirror, anche c'è un po' Maniac, serie che è uscita negli ultimi anni, hanno buttato dentro questa commediola che è brillante, abbastanza brillante, c'ha un humor che non è troppo fastidioso, c'è un pochino anche a volte anche abbastanza black, certi uomini. Una commedia con l'humor non fastidioso, no, va bene, nel senso che non è quelle battute che sai stridono un pochino oppure cercano di far ridere, ma è limitato, cioè non è una cosa comica, non è completamente buttato sul sociale, non ci sono grandi risvolti, è sempre molto leggera nei temi, perde un pochino verso la fine perché c'è un intrigo che poi è alla base di tutto, cioè il fatto che il personaggio principale ha un incidente con una macchina a guida autonoma, finisce esplodato perché si schianta questa macchina e devono ovviamente risolverla, cosa è successo realmente, c'è stato un problema alla macchina, c'è qualcos'altro eccetera, e quella forse la parte più debole, poi comunque arriva a un finale che secondo me non è per niente scontato, e anche può essere vista sia in maniera autoconclusiva nel discorso che non ne faranno poi una seconda, oppure sia ovviamente come tutte le serie lascia aperto, però a me è piaciuto perché non è per niente scontato come arrivi al fine, carino, qualche personaggio sopra, io ve la consiglio perché dura poco, sono 10 puntate da 20 minuti tranne la prima, quindi scorre veramente piacevole, noi ci siamo guardati alla fine 4 puntate a sera, un paio d'ore a serata, finite, piacevole. Bene, hai finito Persona 5? Scusate. Allora, ho finito la storia base, diciamo, e ho cominciato il DLC e capisco perfettamente la situazione che dicevi te, secondo me allora gioco proprio dell'anno senza dubbio, proprio uno dei giochi più belli che ho giocato, poi tutti i rimandi, quello che dicevamo Fabio a Super Anime nella parte finale eccetera, è lungo, è sì, un po' altalenante in certe cose, però è comunque una bomba serata. E il DLC secondo me parte in una maniera veramente pesante, ma proprio peso che mi ha fatto un po' passare la voglia, però c'è quella fortuna di riuscire a alternare le due cose, quindi la parte gestionale e quella del più dei combattimenti, quindi riesco ancora ogni tanto a giocarlo, penso lo finirò molto a calma, finisco perché cioè è un peccato comunque lasciarlo così a metà, però ma sì, è solo quel palazzo poi il DLC, quindi ah, solo quello? Sì, ma non so, cioè quindi non è un semestre finito? No, è quel palazzo e poi ti manda avanti veloce fino a... Ah, ok. Vabbè, quindi allora se mi dici così lo finirò anche un po' più volentieri, ma... però no, merita. Bene. Matteo, tu c'hai qualche express? Sì, ho visto un bellissimo film. Bellissimo, no, scherzo. È uscito, diciamo, Cinema Cody. Uh-huh. Il film è in computer grafica di... Mio Cinema Cody. Sì, il mio Cinema Code. Il film CGI di Scooby-Doo. No. Ma perché? Perché? Ho visto la recensione. Quelle due ore, chi te le ridarà? Un'ora e mezzo, me ne sono pentito. Ma come? Inizia bene. Due ore, comprese le recensioni che ti sei visto. Esatto. Dici. Inizia bene, perché parte dall'incontro fra Shaggy e Scooby. Carino, come uno inizia. Uno degli episodi fondanti della storia dell'umanità.
Cioè, no, Adamo ed Eva, Roma, Romolo e Remolo, che fa la citazione, e poi c'è Scooby. Attenzione, c'è però, Gesù. Attenzione alla trama, con centinaia di casi risolti, bla bla bla, un complotto. Non fare parlare a lui, ma perché no? No, no, però c'era la trama, un complotto per liberare il cane fantasma Cerbero, quindi tutto torna. Esatto. Dici, Matt. No, ma che all'inizio è Scooby-Doo, in pratica, fa vedere che loro come si incontrano, il primo caso, che è il caso proprio non... E poi fa subito il salto temporale, che non sanno più che fare, vogliono farla diventare una come si dice, un'azienda, in pratica, che sta Mystery Inc., come cazzo. Io non sono un esperto di Scooby-Doo. E diventa un film... E diventa un film di supereroi, in pratica. Che c'è... che c'è coso, il cattivone, come si chiama, Dick Dastardly. Ma quello è di Wacky Days? Sì, in pratica hanno fatto questo universo condiviso di tutti i cartoni animati di Hanna-Barbera, in pratica. Smash Bros. Sì. Quasi c'è un plot twist e diventa interessante questa cosa. Sì, ma è, secondo me è la parte più non è interessante, è banale. Vabbè, c'è, insomma, non è Scooby-Doo, no? Diciamo. Tu sei andato proprio che ti aspettavi Scooby-Doo. Ma c'è la scena alla fine che tolgono la maschera e dicono, ah, eri tu. La fase 1 sì, è la fase 2 è la fase 1. C'è poi tipo... C'è un cameo di un personaggio che lo vedi che è un cameo perché vedi che tutti questi i personaggi sono super stilizzati e questo invece è tipo super dettagliato, sembra una persona quasi vera, non quasi vera, per tipo Elon Musk, un personaggio, un giudice di American Idol. Ah, il solito, quello moretto, quello moro. Sì, è moro, non so, non mi ricordo il nome. Il solito, sì. Che comunque un filmetto, le premesse per farlo ci sono tutte. Va bene, c'hai altro, Matteo? Facciamo così, diamo il giro. No, posto così. Ok, Bruno. Allora, io ho un po' di robe arretrate. Ho finito Devs. Se vi ricordate, avevo detto è una serie che sta molto sulla linea del vaffanculo. E alla fine rimane molto sulla linea del vaffanculo, però tutto sommato mi è piaciuto, l'ho trovato molto evocativo in diversi momenti. Ricordiamo che è di Garland, quello di Ex Machina e... Che altro ha fatto, Fabio? Aiutami. Annichilimento lì. Annihilation. Quindi se avete visto Annihilation più o meno potete avere un'idea di che cos'è, solo che qui è spalmato in 8 episodi invece di essere in un film. A me non è dispiaciuto, la persona che me l'ha consigliato mi ha mandato a fanculo perché ha detto che cazzo ti piace, però... Cioè te l'ha consigliato dicendo che era brutto? No, non detto, me l'ha consigliato, mi ha detto guarda lo sto vedendo, è una cacata. Ho detto vabbè dai, provo a vederlo anch'io. E ho detto dai, ma lo sai che non mi sto mio, a fanculo, eccetera eccetera. Ti devi spaventare! Poi invece una serie di cui non avevo parlato, Primal, che è sono 6 episodi a cartoni animati fatti dallo stesso autore di Samurai... Non mi ricordo il nome, però è quello di Samurai Jack. Sì, sì. E praticamente parla di questo uomo delle caverne, del suo amico Velociraptor, delle loro avventure. Ed è tutto muto, non c'è un dialogo, solo qualche grugnito, no, con lui, con il Velociraptor. E le storie sono praticamente che loro vanno a mangiare, loro trovano da cacciare, loro devono... tutto così, proprio le storie degli uomini primitivi, però è figo, dai, fatto bene, animato bene. Se avete occasione recuperatelo, sono pochi episodi, durano 20 minuti ciascuno, ci sta. No, Albi, l'avevo attivato l'audio, però non ci stanno proprio, quindi anche... Non ci sono neanche i problemi per chi non gradisce lingue straniere, è così. E ma è un pacchetto servizio di streaming? No, ed è anche difficile da trovare per vie traverse, quindi però se riuscite a trovare Primal, non è su Prime Video però. E poi basta, altre robe, ho finito Streets of Rage, sono a 40 ore credo, ma mi è piaciuto molto, quindi ve lo continuo a consigliare. Ok. E chi c'è? Stefano. Ciao, io passo, non ho niente di... Ah, non ho studiato. Ok,
Fabio e Alessio abbiamo parlato di Fabio Ming. Fabio Ming è un tag team. No, dicevo, abbiamo parlato, però facciamo una roba pure noi. Fabio, tu c'è qualcosa? Io ho vissuto un brutto periodo di indecisione dopo il lavoro, quindi ho avuto il momento in cui ho ricominciato i giochi che avevo già finito. Però c'è anche adesso un brutto momento di microfono. Ah sì? Dopo tante ore di Persona 5 hai finito i giochi che avevi iniziato? Ho ricominciato dei giochi che avevo già finito, Final Fantasy 15 e Metal Gear 5, ma ovviamente sono durati 2 giorni. E dopo ho avuto la fase giochi Ubisoft, che penso ci abbiano tutti quelli che non sanno a che cazzo giocare, si attaccano ai giochi. Quindi, come diceva Bruno, ho giocato un pochino. Sì, esatto. Ho giocato un pochino a For Honor, capitolato perché odio la gente, non riesco a giocarci, e un pochino a The Division 2, che c'era una demo gratuita, ma non è proprio il gioco che fa per me. E poi, visto che GameStop è stato così gentile da ridarmi i soldi che avevo lasciato in prenotazione per Animal Crossing 100 anni fa, mi sono preso Nioh 2 sullo store di PlayStation, e il primo mi era piaciuto abbastanza, sì e no, e questo è molto simile, c'è qualche piccolo cambiamento a livello grafico, diciamo che credo che abbiano più o meno mantenuto lo stesso livello di dettaglio. Ecco, hanno implementato l'HDR, hanno implementato qualche piccola tecnologia, quindi il colpo d'occhio è un pochino migliore. E poi il grande cambiamento è che nel primo Nioh c'era un personaggio già impostato, che aveva la sua storia, che era sto William, quindi era pure un personaggio inglese tra l'altro, che si ritrovava nel Giappone. E mentre qui il personaggio c'è un editor del personaggio, tra l'altro un gran bel editor, e il tuo personaggio è un mezzo oni, un mezzo demone, e quindi hai tutta una serie di abilità da demone che ovviamente nel primo non c'erano. Poi alla Castlevania puoi rubare le mosse del nemico, poi tutta la parte delle trasformazioni è un pochino più complessa, insomma hanno rifinito il sistema intorno alla caratterizzazione del personaggio. Ho fatto un po' di ore, penso meno di 10 comunque, e mi sta piacendo molto. Hanno inserito anche delle armi nuove, io il primo l'avevo giocato senza. Ci sono i Tonfa. No, i Nunchaku non ci sono. C'è il Kusarigama, che è quella specie di. Sì, tipo quello con la falce. Sì. Tipo quello che usano su Kill Bill, ragazzi. Però hanno aggiunto, rispetto al gioco liscio, il vecchio gioco liscio, hanno aggiunto la Odachi, che è lo spadone, una specie di katana gigantesca che avevano già aggiunto su DLC. Poi hanno aggiunto una specie di falce gigantesca che puoi utilizzare anche corpo a corpo, perché è una lama. Da chiusa è praticamente un grande rasoio. E i Tonfa, insomma, hanno aggiunto un po' di armi e l'hanno reso un pochino più forse anche personalizzabile a livello di mossa, a livello di tecniche che si possono imparare. Ovviamente il tutto è nato di? Non ho detto niente. Ah, nessuna tesa. Il tutto è nato dopo aver visto la presentazione di Ghost of Tsushima. Fabio! Dopo aver visto la presentazione Ghost of Tsushima, e sto comunque finendo di leggere Vagabond, quindi sto in fotta da samurai. L'ambientazione è quella, insomma, molto molto bello. È un pochino più magica come ambientazione rispetto a quella del primo. Anche i boss sono meno boss umani, sono più demoni, l'equipaggiamento è più colorato, c'è comunque questa attenzione un pochino più esotica rispetto al primo, che era molto nelle fasi finali, ovviamente poi eccedeva, c'erano super creature, super spade magiche, però diciamo all'inizio era abbastanza più posato, mentre questo qua parti subito che c'hai le mega spadone, proprio quelle gigantesche, tutte con l'aura intorno da Super Saiyan, è un pochino enfatizzata sta parte, però è molto bello. Benissimo, altro? No. Ok, Alessio. Ah sì, c'è un'altra cosa, velocissima. Sto risentendo il podcast che ha fatto il nostro amico Giuseppe Atria, dove tra l'altro ha partecipato pure su Silent Hill, per Outcast, vabbè, insieme ad Aku e anch'io a un certo punto, Perché non, li sto risentendo, l'ho sentito un sacco di tempo fa. Sono la seconda puntata, c'è Bruno, dove parlano di Silent 4, e ve li consiglio. Io ho già fatto i complimenti a Giuseppe un po' di tempo fa, e secondo me sono uno dei podcast più fighi che sono usciti in Italia, anche perché poi insomma Silent Hill anche a distanza di anni è una di quelle saghe che è sempre un sacco affascinante. Posso fare uno sfogo? Dai. Tutta la gente che adesso ha scoperto i podcast, mi stai tutti sul cazzo, va bene? Ah, si vede, Simone, si vede, Simone, che ti sei iscritto a quei gruppi che ti ho consigliato. No, non solo,
e mi vengono gente, capito, che oh, si fa il podcast, bravo, e mettete delle maschere? No, non si fa. Cioè, capito, allora, non funziona come per il BDSM, esatto, oppure capito, quanto zucchero ci va? E adesso mi fanno sulla situazione dell'Azerbaigian, ma è bellissimo, sai, e poi, dai, davvero, sì, poi sento parlare di videogiochi, sai, e chiaramente non usciamo noi, cioè mi avete cacato il cazzo, avete fatto potete rimanere a rompere i coglioni alle cose vostre, a vedere cose, le serie TV vostre, a giocare, fate quello che vi pare, ma non cacate il cazzo a noi che ho 10 anni tra un po', perché siamo nel 2020, sono 8 anni, 7 anni adesso, cioè che li sentiamo, che ce ne parliamo, e mo arrivano ste teste di cazzo e cominciano Scusa, che podcast sentono di videogiochi? No, vabbè, era per dire che magari hanno sentito su cosa, mo ne parlano, mi pare su, mi pare il post, cioè mo stanno aprendo tutte le sezioni di videogiochi su TG.com, sul post. Ah, è vero, è vero, è vero. E allora si sentono tutti, oh, su tutto quello, oh, questa notizia. Mo che il podcast è diventato, cioè sdoganato, praticamente si pone a chiudere a free play. No, assolutamente combattiamo. Anzi, a proposito, vi consiglio invece un podcast. Il podcast in Italia. Un podcast, aspettate che ve lo devo un attimo recuperare, che si chiama Strade Narranti, Roma. Faccio proprio del, come si può dire, delle raccomandazioni a mio cugino, che si è aperto un podcast, e quindi per chi interessasse sentir parlare di Roma, il primo episodio è sul rastrellamento del Quadraro, dove rastrellarono mio nonno, tra l'altro. Come tutta una cosa in famiglia, sì, esatto. Si è fatto rastrellare apposta per farsi fare il podcast. Lui scappò poi dai campi di concentramento e riuscì a tornare 2 anni dopo, e quindi questo ve lo consiglio. Si trova su Spotify, e penso che piano piano, tra l'altro lui sta usando, vabbè poi ne parliamo, sta usando questa piattaforma, si chiama Anchor, e che a me non ha convinto tanto invece, però vabbè, Anchor. E anche Frank Podcast, se proprio, conosco Anchor, ma è buona se hai un nuovo podcast, magari per quelli già esistenti, no, insomma, non mi sembra il caso. Beh, c'è un'integrazione con le cose audio. Sì, cioè se è una roba così. E poi che non si paga attualmente, esatto. E non c'è più quel fatto che i contenuti diventano loro, l'hanno tolta dalle, per fortuna. Però insomma, sì, diciamo l'unico sfogo che ho da fare è questo. Di film, non so se avevo già parlato di Exit, mi pare di sì, la settimana scorsa, quello coreano. C'è un altro in canna coreano, ma non l'ho visto. Vediamo se recupero qualcosa al volo. Sì, ma ci sono delle accuse pesanti in chat. Giek ha scritto: sento del rosic perché non ve paga Audible. No, pensate che Frank, pensate, vi dico anche questa cosa. Frank, il podcast era il podcast che io avevo pensato per Audible, e avevo fatto tutto il form, cioè io c'era il documento, l'avevo compilato, mi ero immaginato già, diciamo, degli ospiti che poi non sono stati quelli che avete sentito finora, ma era talmente, cioè devi dare una cosa talmente dettagliata che ho detto, ma scusa, lo sto scrivendo, che lo regalo a loro, me lo tengo io. Poi per quanto mi interessa dei soldi, ragazzi, vi dico solo questo. E tra l'altro vi dico ancora, visto che parlate del Rosic, che se, come penso farò, caricherò su YouTube le puntate di Frank, le caricherò sul mio profilo con il nome, perché puoi fare diversi nomi, quindi col nome di Frank, che non è monetizzabile, perché io sono stato tipo, vabbè, tutta una serie di cliccavo. Vabbè, anche fosse stato monetizzabile, ormai YouTube paga manco i Giorgio Cappello di Paglia. Per dire che non mi interessa assolutamente in nessuna maniera fare il Rosic, che non me ne frega un cazzo. E però quelli che nel 2020 mi dicono oh, veleno, oppure che mi hanno detto altre cose, di amici miei, io andato a fa culo, perché io però me ne però ricordiamo che comunque se ci vogliono supportare i nostri amici possono farlo. E comunque, cioè, come adesso potete farlo, che mi dicono ti guardi il film di merda, poi vediamo tra 4 anni quando quel film coreano esce, esplode, scoppia, eccetera, coreano come per dire qualcos'altro, come poi venite passate sotto sta cappella, diciamo. E comunque sei impazzito, Simone, cioè stai a delirio. E comunque quando tra 4 anni piacerà a tutti quel film coreano, a te farà cagare, tra l'altro. Vedi che mi conosci. Allora, freeplaying.it, ci sono tutti i link però per darci dei soldini, tipo su PayPal, cioè i dati diretti, su Amazon, se cliccate e comprate tutte le cose dei nostri extra credits che noi diciamo, e a noi ci arriva qualche soldo, quindi noi ringraziamo, e Patreon, ci potete dare dei soldi mensili, e poi iscrivetevi su Twitch,
sempre iscrivetevi, così pure lì Amazon ci dà qualche soldino. E possiamo andare in chiusura o volete fare, volete dire qualcosa? C'era Matteo, c'era Alessio. Chi? Alessio ha fatto Alessio. Chi? Alessio. Ho fatto, ho fatto lo sfogo su Death Stranding. Veramente vai, perché io tra l'altro poi il mio io ho fatto uno sfogo. Sì, che stavi parlando, mi sono messo sì, stavo dicendo bravi Aku, bravo. Scusa, vai, vai. Vabbè, ma tanto non ho granché da dire, quindi andiamo via veloce. Allora, ritrovo subito qualcosa al volo. Ho visto Beautiful Boy, non mi ricordo se ne avevo già parlato. Solo sotto Beautiful Boy, un film del 2018. Me lo sono trovato su Cili, tra alcuni film che avevo così omaggio da avere. Quello dopo, per consolarmi del fatto che mancavano delle scene di sesso gay fatte bene. Mi ha incuriosito perché, come sapete, ultimamente ho finalmente recuperato The Office e mi ha stranito vedere Steve Carell in un'altra parte drammatica. L'avevo già visto Little Miss Sunshine, però lì lui era in secondo piano, qui è proprio protagonista, perché Beautiful Boy viene da due libri dello scrittore, come si chiama, David Sheff, e del figlio, ed è la storia vera delle, bravo pure a cucinare, poi anche molto bravo tutti e due, si chiamano Sheff tutti e due, tra l'altro non possono stare nella stessa cucina perché sono troppi. E, stronzate a parte, sto ragazzo ha avuto una brutta storia di entrare e uscire dalla droga e tante droghe che entravano e uscivano da lui, e il film racconta questa tossicodipendenza con la storia familiare. Bravo Simone. Niente, che vi volevo dire, che è un bel film su una storia di droga, cioè tutto qui, veramente potrei ridurre solo a questo. Beh, perché solo questo è Trainspotting. E questo è il momento in cui faccio una figura di merda, perché io non ho ancora mai visto Trainspotting. Vabbè, so, leggi il libro, che è meglio. Ho fatto tante cose brutte nella mia vita. Che libro delle droghe? Sì. Comunque, se volete vedere Steve Carell drammatico, no, quello che volevo dire è che secondo me racconta bene, appunto, nella mia limitata esperienza di non aver visto Trainspotting, eccetera, racconta bene questo dramma, perché non sta a fare la paternale, lo mostra con la naturalezza che ha probabilmente nella vita, cioè è un ragazzo che per quanto possa avere tutto, perché ha una famiglia amorevole, ha i soldi, non ha nessun problema al mondo, ci casca comunque con tutte le scarpe, la felicità, ma nonostante poi abbia anche un ambiente favorevole dietro, perché il padre è separato eccetera, ma c'è un buon rapporto sia con la madre sia con lui, sia con la matrigna, eccetera, per cui non sembra avere, quantomeno per quello che ti descrive, non sembra avere un motivo al mondo per avere un disagio che lo spinga a rifugiarsi nella droga, eppure ci casca lo stesso, ma anzi ne entra e ne esce continuamente, più volte, per cui c'è sempre la cosa delle prese in giro, del furto, delle bugie eccetera, con il padre che non sa veramente che cazzo si deve inventare per riuscire a salvarlo suo figlio, e lui che continua a scendere un po' sempre di più di un gradino nel far cagate per riuscire ad avere un'altra dose eccetera eccetera, e lo racconta però appunto senza paternalismi, senza fare tutta la cosa che la droga fa schifo eccetera, te lo racconta con secondo me intelligenza nel farti capire il dolore della famiglia, nel farti capire l'insensatezza della morte per overdose che lui rischia ogni giorno praticamente man mano che prosegue su questa strada. Bello, consigliato. E poi sto leggendo, finalmente mi sono rimesso un po' seriamente a leggere, ed è questo che mi tiene lontano dal vedere Trainspotting. Ultimamente ho letto, e fai male a stare lontano dalla droga. Lo so, ho letto L'arte fuori di sé di Balzola e Rosa buonanima, perché era già morto penso la prima edizione, però insomma scenderu. Esattamente. Paolo Rosa è uno dei fondatori di Studio Azzurro, che è un gruppo artistico degli anni 80 che si impegnavano nella videoarte, le installazioni multimediali, tutta questa ricerca artistica contemporanea, e Balzola invece è un insegnante dell'Accademia di Brera a Milano, ed è molto interessante perché è un libro piccolo, molto agevole, che parla una lingua facilmente comprensibile per chiunque. Sì, ma nel senso non ha tecnicismi, non ha ricercatezza da addetti ai lavori, te lo puoi leggere tranquillamente. Io sono più che anche io lo posso leggere, che sono sì. Cioè, l'importante è avere un minimo di interesse, quindi magari aver letto già altre robe di storia dell'arte, nel senso non è che abbia chissà che cosa di impegnativo, però deve avere un minimo presente la materia, cioè, di cui parla. Lui Sgarbi lo capirebbe. Sgarbi sì, Sgarbi quando fa il serio potrebbe capirlo, sì. Sgarbi quando fa Sgarbi no.
battuta. Perché mi piace sfottere Sgarbi, che è uno dei personaggi più ripugnanti nel nostro secolo, ma comunque è un libro molto interessante che affronta il l'argomento scopato in un archivio ma Bruno ci tiene a rimettere il coltello nella piaga. Ogni volta. Super conversazione. E comunque perché siamo su Free Play. Un'altra che non invecchia mai è una roba. Immagina dell'avventura. Sgarbi. Sì, immagino sì. L'ho vista. Possiamo dire che Sgarbi è un king. Un po' sì. No, no. Sì, esatto. Chissà se è un king delle bestemmie, no, lo sa, no, quello è una gara personale con me allora. E niente, stavo dicendo, affronta questo libro l'argomento quindi di come si deve vedere l'arte nel mondo di oggi, per cui naturalmente si parla dell'arte contemporanea che spesso è una cagata, è un, lo dice esattamente con queste parole lui, nel senso viene messa giù un'idea che è solo una trovata, questo è come lo definisce lui per davvero, cioè solo così il seme di un'idea che viene usato per metterti su l'installazione, per metterti sulla mostra, e questa cosa nutre il meccanismo malato e perverso dell'arte moderna, che in realtà sono tutte puttanate, sono oggetti tolti da un contesto e messi in un altro, quindi proprio l'esasperazione di una cosa che Duchamp ha fatto 100 anni fa per, per fare questo mercato di arte dove Alessio, il museo ha già una parte nel commercio dell'arte, eccetera. Alessio, posso rivolgerti una domanda? Rivolgimela, Bruno. Sei autorizzato. No, è perché lo sto leggendo un po' l'anteprima e quindi mi sento più forbito. L'arte fuori di sé, mm-hmm, fuori di sé nel senso libera da costrizioni, o fuori di sé nel senso di sé come Richard Benson? O fuori di sé nel senso che è fuori dall'artista? No, nel senso che è fuori dal campo che doveva occupare, messo tra mille virgolette. È un gioco di parole, alla fine è una boutade fatta per ragionare a tutto tondo poi su questo, perché appunto l'artista non è più l'artista che inquadravamo nella sua visione romantica classica, no? Di pensatore che era alla fine inutile per la società, non era qualcuno che produceva in senso stretto una ricchezza, una risorsa, eccetera, non era un panettiere, ma era una figura che doveva servire a intravedere un problema. Questa cosa però considera che quella Sistina è stata fatta su commissione, è una pubblicità. Sì, però non è esattamente così, caro, che veniva vissuta l'arte in passato, perché l'arte in passato serviva naturalmente per fare discorso, adesso che non voglio sapere la risposta. Se no mi perdo su troppe argomenti contemporaneamente così impegnati. Non pensa alla pubblicità, pensa alla risposta. L'arte fuori di sé, puntini, fuori di sé. Nel senso che non occupa più, non ha più una posizione da occupare, nel senso l'arte oggi non serve a niente, serve soltanto a fare mostre che sono raccolte di stronzate, di trovate, fini a se stesse, che dopo un minuto te le sei dimenticate, che non portano più un messaggio, che non lasciano più un'analisi, cioè per farvi capire e arrivare in una maniera un po' più diretta, l'arte per come viene vista qui in questo libro, in questo saggio, viene inquadrata come se fosse il racconto di fantascienza classico che individuava una criticità nella nostra epoca, la esasperava e te la raccontava in una maniera futuristica, in un contesto futuristico, per farti capire che cosa portato all'estremo poteva essere un problema o una risorsa. L'artista, per come lo spiega lui, avrebbe questa funzione, come quello del romanziere di fantascienza, diciamo. Volevo leggere un secondo la prefazione di Camus, che dice: seppur involontariamente noi artisti siamo impegnati, non è la lotta a renderci artisti, ma è l'arte che ci costringe a essere combattenti. E Camus è molto bravo a guidare. Che poi detta così sembra una prefazione ai 3000 anni di storia della scuola di Occulto, cioè una cosa sì, 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 potrebbe essere. Mentre invece lui parla del ruolo oggi della scultore, del pittore, poi il tutto nell'era della riproducibilità artistica, per cui nel momento in cui l'arte non è più l'opera, non è più la Gioconda, ma è le innumerevoli foto, i meme, eccetera. Perché appunto, essendo un libro recentissimo di uno che tuttora insegna, eccetera, che è molto preso, mi sembra che ci abbia 50 anni, non è nemmeno tanto grande,
ha vissuto tutto il periodo della videoarte da giovanissimo, perché appunto ha studiato assieme a questo Paolo Rosa e ha visto i cambiamenti, ha visto le analisi, cioè roba che comunque riguarda anche i videogiochi, i meme, internet, eccetera. Per cui se uno ha questa curiosità, questo interesse, lo suggerisco caldamente. L'unica cosa, appunto, magari un minimo, riguarda i videogiochi molto da lontano, perché in piccolo, hanno fatto la multa ai ragazzetti che ci hanno speso il bonus cultura, eh? Allora? Ah, non rispondi, eh? E le foibe? Che esatto. Foibe? L'arte bene, niente, fuori di sé rivela zone decontaminate d'espressione. Sì, niente, era per vedere se me la ricordavo a memoria. L'arte fuori di sé è l'estasi nella contemplazione dell'invisibile. Io lo sapevo che era molto pericoloso tirare in ballo certe cose. No, è fatto figo, lo stesso. Hai fatto buono. Hai fatto buono. Sì. Io ancora non mi riesco a ricordare l'insulto che ha tirato fuori oggi Erika contro Biggio, perché puttana era bellissimo. Sorella da negozio ha cacciato fuori una bella perla. Comunque, beh, già a te che Sando. Ti chiama Gallina, molto bello. Non so se mi ha detto figlia Androcchia, una cosa. Figlia Androcchia, è vero. La sorella di Alessio, quando in realtà ce l'aveva con barba scura. Sì, no, lo so, tranquilla. Quando proprio è al culmine, che lo vuole proprio mandare a fanculo, cioè noi, che ne so, a casa va a fanculo stronzo, gli dice: sei proprio una gallina, gli dice. È molto bello. E ci va giù pesante. Passa quella voce da gallina. No. Esatto. Lo dice male. E io invece che vi allora, intanto vi consiglio un profilo Instagram che si chiama... Ammazza, comunque dopo Alessio che consiglia il libro sulla storia dell'arte, tu che consigli i profili Instagram, è proprio una caduta di stile incredibile. Si chiama ricreare copertine degli album con l'underscore. Praticamente ci sono tutte copertine appunto degli album, però rifatte... Ma chi l'avrebbe mai detto? È rifatto in maniera rustica. Questo è lo spiegone che ti farebbe Kojima. La copertina di London Calling dei Clash, per dire. Io non lo trovo. È ricreare underscore copertine underscore degli underscore album. Ma underscore come è scritto? Io conosco solo trattino basso Pierf, tutto il resto. Mi è uscito subito quella dei radio ed è bellissima. Bene, io te l'ho messa nelle mie storie, però c'è, ad esempio, c'è London Calling che è molto famosa e c'è uno che c'ha il microfono, la chitarra la sta buttando a terra, e invece qui c'è uno con la scopa, Joe Strummer, insomma, esatto, che lo sta che la sta buttando sul ma io sto descrivendo, sto parlando, sto facendo 15 cose, non... per me potrebbe essere pure i Police, cantante dei Flora Batterica, cantante dei Flora Batterica. C'è qualcosa a che fare con album cover challenge, ricreare copertine di... ci sarà l'hashtag, perché loro mettono poi ricreare dicono... copertina va di estate vecchia, cioè mettiera... Bruno, ti do il link, fate riforme, non è che è un problema, te lo do subito. Una sfida contro me stesso, un ragno esofago, c'è quella di muco nasale, esatto, che è molto ridere, perché appunto ci sta la copertina di Depeche Mode dei Police, Ghost in the Machine, rifatto con le caramelle, oppure Io mi sono fatto da solo la maglietta di quel disco. L'album bianco dei Beatles fatto con un fazzolettino di carta. Esatto, bello. Quella di Bjork secondo me è molto molto bella, di Homogenic di Bjork. C'è una che si è messa una patata, che cazzo, un pomodoro in bocca, si è vestita così. Cioè, ve lo consiglio perché è molto figo. E poi ho sentito un disco, che veramente l'ho risentito, che oggi mi è capitato sotto mano, che è, adesso chiaramente, di Dargen D'Amico, e si chiama l'album Variazioni del 2017, praticamente voce e piano unicamente. E allora, lui non so se lo conoscete, praticamente sì, è un rapper che è fatto, secondo me è stato sempre particolare, perché c'ha dei testi super fighi, cioè secondo me c'ha dei testi super fighi o super demenziali, quindi
la scena quella dei Crookers, quando prima che facessero musica elettronica si è creata tutta una scena, i Two Fingers, che era rap elettronica, insomma, intorno al 2010, più o meno così, 2009, 2007, 2007, ormai più di 10 anni fa, più o meno, e lui è rimasto a fare robe molto ironiche, ma anche robe super, secondo me, evocative. C'ha dei testi, non so, io li trovo diciamo molto poetici i testi, molto poetico lui, il modo di fare, e mi piace molto. Tutto il disco no, cioè, nel senso, non ce l'ho fatta a finire di sentirlo sereno, nel senso, c'è tutto, dovevo mettere pausa, però ci sono dei pezzi molto belli, e poi questa formula voce piano quasi a tappeto, cioè poco musicale, e per alcuni brani è poco musicale ed è appunto un sottofondo, in altri fa citazioni, dentro ci sta Jenny Tersen, poi ci sta che altro era quel pezzo di piano, vabbè, molto è particolare, non è una cosa da sentire così, devi fare almeno 2-3 ascolti, perché c'è un sacco di immagini, un sacco di metafore, allegorie, ci sono proprio il linguaggio della poesia, cioè proprio, quindi non è un primo ascolto, è carino, però devi approfondire un po' per capire meglio, ci stanno un sacco di consonanze, c'è un sacco di roba. Ma non nel senso del rap, infatti ricorda secondo me molto Murubudu, per chi lo conosce, e secondo me è quello che dovrebbe essere Jovanotti dopo 30 anni che fa musica, e invece Jovanotti è il tavolo è molto bello, sì, ciao, io mi diverto, ma ancora cioè, fa uscire robe, criminale maledetto, sì, adesso ho fatto un documentario, forse pure interessante, ma so quelle cose che lui fa dal 97, adesso si è fatto tutta un giro in bicicletta tipo dell'Africa, dell'America del Sud, non c'è, mi ricordo, stato. Poi adesso è un periodo bellissimo, perfetto, no vabbè, appena finito, non è che ha portato il coronavirus, ha fatto l'ultimo album è del 2017, sì, adesso sta facendo queste cose così, insomma, però ecco, lui è rimasto ancora a fare quelle canzoni là, invece secondo me per il tipo di ironia, per il tipo di immagini, ecco, immaginate quello che era un po' la canzone di Jovanotti, fatela così, l'immagine di Bella di Jovanotti, però scritta da uno che fa una poesia, quindi quella sensazione là, il pane appena fatto, quelle immagini un po' così da semplici, però ricostruite, rifatte in chiave poetica da uno che ti dà delle sensazioni diverse, quindi secondo me e questa cosa si vede molto nel singolo che è uscito invece 3 giorni fa, che si chiama Abbastanza, sempre di D'Argent Amico, e no, è Maritozzi Capanna, che c'entra, non è manco romano, appena fatti, fragrante, quasi che l'abbiamo conosciuto, e tra l'altro Maritozzi croccante, e quindi ve lo, non lo so, insomma, dategli un ascolto, perché anche se le sue cose più belle sono più vecchie. Simone Panorama dice: l'ottavo album del rapper milanese realizzato insieme alla pianista Isabella, sì, Turso, e prodotto dal mago del suono Tommaso Colliva. Il mago del suono avrà scritto lui sta cosa. Il produttore non conosco lei. C'è scritto Isabella Turso, insomma, c'è i credit su tutte le canzoni perché è pianista. Come Kojima. Esatto. E anche se il disco che a me, l'Ottavia, è il disco che mi piace un po' di più, ci sta, è troppo facile innamorarsi, che bello, Mahler, che è bellissimo, Miniere, vabbè, quasi tutte belle sono sto disco qua, Ottavia. E però questo no è particolare, appunto, perché voce piano, non c'ha le basi, ce n'ha molto poche, questa specie di sperimentazione. Oggi mi è finito su Spotify, mi è finito su quel disco e me lo so sentito. E in assenza di altro, perché appunto film non ne ho visti, libri non ne ho letti, giochi non ne ho giocati, contribuisco così. Andiamo a chiudere la puntata, direi? Sì, abbiamo parlato tutti. Stefano, hai parlato? Sì, che io ci ho
proprio quello che è passato, ok? No, no, mi sono censurato io. Però ti ho citato e mi sono ricordato di te. Sì, esatto. Questa è stata la puntata di Free Playing. Io sono stato Simone Cognome, e come ci sono stati Bruno Berbera, grazie Bruno. Grazie a te Simone, ciao a tutti. Mirko per Federici, grazie Mirko. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Backsoft, Matteo, The Backsoft, grazie. Non risponde più Stefano Biggio, grazie. Ciao, grazie. Ah, ero mutato. Ciao. Adesso il negozio, grazie. Ciao. Fabio, torna a trovarci. Ah, tra l'altro possiamo dire già, Bruno, andiamo... Non portarti sfiga da solo, non portarti sfiga da solo. No, non volevo dire niente, volevo dire che forse la puntata sarà un po' prima di domenica, questo si può dire. Non portarti sfiga. Metti che ci arriviamo a venerdì. Ecco, già detto il giorno, vabbè. E, no, volevo cominciare a preparare... Però magari, free playing, diciamo... i vostri segreti, una botta di ferro. Infatti... E Fabio, grazie. Prego, grazie a voi. Ma tu c'hai qualche... diciamolo che hai riaperto... No, hai riaperto panino al salame, cioè sì. Il tuo meglio. Volevo fare un po' di spam a Fabio, un attimo. Sì, hai riaperto anche Sakura Profumeria, che è più importante. Allora, il mio blog non ha bisogno di spam perché è diventato il posto più odiato di internet, praticamente. La fonte di lite numero uno di internet. Vabbè, comunque è medium.com/panino al salame. E poi sì, vabbè, abbiamo riaperto come quello di Giovanotti, il panino al salame appena fatto. Proprio lui. Poi ispirato poi al giro in bicicletta che ha fatto per tutta l'Africa. E... Ma come il giro in bicicletta aperto? Ma no, cerca RaiPlay Giovanotti, Bruno, così ti diventi il cringe. E poi, niente, sì, abbiamo riaperto il negozio. Se volete passare a trovarci, siamo a Roma. Ma a pranzo sei aperto? A orario di pranzo? No, mica al ristorante. Ma cazzo però, eh. Ho capito che è mio, ma a pranzo... Da che ora a che ora? Ma fai anche da sport, Fabio? Sì. Da che ora a che ora sei chiuso? E manda i profumi. Poi. Allora, noi dobbiamo aprire, essendo in fascia 3, siamo un negozio di al dettaglio, dalle 11 fino all'1 siamo aperti e poi dalle 4 mezza. Fino alle 7 e mezza? Sì. Vediamo, di sera. Forse venerdì ti passo a trovare. Va bene, volentieri. Io sarò lì. Abbiamo, abbraccio. Quando ci avremo la live. Esatto. Però con la mascherina a 7 metri di distanza. Sì. Per carità. Ciao ragazzi, ciao, fate ciao. 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 Ci sentiamo un po' spuntata un attimo su Discord per chi vuole salire. Ciao. Conan, qual è il meglio della vita? Schiacciare i nemici, inseguirli mentre fuggono e ascoltare i lamenti delle femmine. Questo è bene. Yo, Frankia, Eschere, 2020, un'ottima annata. Yo, ascolto solo il podcast di Free Playing. Se non lo ascolti fate troppo nappo sei. Chiacchiere in libertà sui videogiochi e sui dintorni. Me lo ascolto e mi degusto dei buoni popcorni. C'è Simone Cognome, che si commuove, pure guardando il film del Re Leone. C'è Bruno di noi, la faccia non mostra, ma se tu lo vedi bere è ucciso tipo Cosa Nostra. C'è pure Alessio Vita da negozio, se vede la Madonna lui diventa Smash Brosio. C'è Backsoft che dice due parole, poi ti smonta. Biggio ti emula anche la tipa e se la monta. Il maestro Mirko dice ciao a tutti i ragazzi, ma poi mentre parla disegna i cazzi. Questi sei pazzi, sette con l'orsetto, ti fanno una diretta che pare un diretto. Free blank, 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 free blank. Caccia sti soldi, brutto barbone. Patreon, PayPal o acquisti Amazon. E vieni anche tu su Telegram nella free chat, così potrai vedere il delirio che ci sta, ci sta. Free blank, 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 free blank. Blank.
ragazzi, volete supportare Free Playing? Potete farlo andando su www.freeplaying.it e cliccando sul link di PayPal o su quello di Patreon. In più, Free Playing è anche affiliato Amazon e riceve una piccola commissione sugli acquisti fatti tramite il banner Amazon presente sul sito. Ciao e grazie!